Benvenuti a Domenica Sport cari amici di Telemolise, già inquadrato insieme ad Annalisa Ciarlante per questa puntata numero 1001 della nostra trasmissione. Devo, dobbiamo dire brevemente due o tre cose. La prima chiaramente devo ringraziare, ecco, innanzitutto vedete questa gravatta celebrativa che eh, mi ha donato il mio amico Silvano Ciccarella, che ha curato anche tutte le targhe che abbiamo offerto agli sponsor durante la serata che c'è stata giovedì al Coriolis, ebbene questa cravatta che naturalmente celebra le mille puntate ho pensato bene stasera, stasera di metterla perché insomma, sono cose che veramente capitano credo una sola volta nella vita, quindi è un fatto più unico che raro e ne approfitto per ringraziare Silvano Ciccarella non solo di questo regalo ma più in generale della sua disponibilità anche per la realizzazione delle targhe. Per quel che riguarda eh, poi altri ringraziamenti, devo ringraziare evidentemente tutta la struttura di Telemolise, tutti i collaboratori eh, della redazione, devo ringraziare tutti i nostri tecnici che sono stati coordinati in regia da Angelo Pompei e devo ringraziare Francesco Sanna per le realizzazioni grafiche, così come devo ringraziare tutti quelli che hanno collaborato. Mi fermo qui perché... L'elenco sarebbe lungo e mi dimenticherei sicuramente di qualcuno, però tutti quelli che in un modo o nell'altro hanno eh, fatto sì che la puntata 1000 fosse un successo vastissimo successo di pubblico, perché c'è stato pubblico in sala nella stupenda cornice del ristorante Coriolis della famiglia Damiani, ma c'è stato soprattutto pubblico a casa, davvero cifre impressionanti considerate le tre regioni che copriamo il Molise innanzitutto, ma poi anche l'Abruzzo e il Lazio. Allora, detto questo, Annalisa, buonasera. Buonasera direttore. Ci sei stata anche tu, è stato un successo anche per te una sala gremita ringraziamo tutti per aver partecipato alla serata appunto della puntata numero 1000 è stata una serata bellissima molto emozionante io sono contenta di essere stata al suo fianco direttore saluto tutti i nostri telespettatori e quindi ricordo che questa è la puntata numero 1001 però prima di iniziare mi premeva ringraziare la signora Lucia De Succi della nuova, De so De Socci. De Socci? Della De nuova pallavolo Lucia De Socci. Lucia De Soccio, grazie per questa bellissima stella di Natale della nuova pallavolo di Campobasso. E poi volevo fare gli auguri direttore ad una centenaria. Lei è Filomena Corrado di Gambatesa, e gli auguri li mandano anche Maria, Mario D'Antonio, vicepresidente del Gambatesa, e sua moglie Mina. Quindi gli auguri più sinceri anche da tutta la redazione di Telemolise Sport. Va eh, bene. Direttore, eh, questo dobbiamo... dovevi doveva tu Allora, sì. io invece voglio ringraziare innanzitutto Donato Venditti, che è un artista campobassano che mi ha portato questo bellissimo tagliacarte in cui c'è la scritta 1000. Vedete, si vede, anche se non c'è l'inquadratura, quindi è stato realizzato a mano, grazie a Donato Venditti. Poi si allarga la famiglia delle nostre Civette e eh, dunque eh, hanno, mi ha, si sono aggiunte queste quattro questa me l'hanno regalata Rossana, Maria ed Emiliana questa eh, il nostro amico Carmine D'Angelo nella serata del Coriolis poi c'è ancora questa che arriva da Bolzano che ci ha portato è, è intagliata nella Quercia, molto bella l'ha portata Dolores Calandrella e infine ci deve essere questo Superman, sì, che mi è stato do, eh, regalato da Roberto 40, detto lo zio e Diego Garofalo, quindi un ringraziamento così a tutti. Speriamo che non ci siamo dimenticati di nessuno. Vedete, puntata 1001, fa paura vederlo francamente. Per me che ho iniziato dalla numero 1 il 3 maggio del 1987, mai e poi mai avrei immaginato di eh, poter essere qui dopo 27 anni e mezzo per questa puntata che ha superato le mille unità. Allora, andiamo a collegarci, privilegiamo subito la diretta, andiamo ai Isernia dove vedo inquadrata Maria Antonietta Tortola. Buonasera, Maria Antonietta. Buonasera, direttore, buonasera, Annalisa, buonasera a tutti i nostri amici telespettatori, bentornati, sintonizzati su Domenica Sport per la puntata eh, numero 1001, eh, noi siamo di ritorno. Dal Lancellotta di Isernia, dove i biancocelesti hanno incontrato l'Olimpia vincendo il match per uh, 2 a 0 e poi abbiamo seguito il Macchi a Capriati al Volturno che ha pareggiato invece, e sono qui con i miei ospiti, con Simone Scalia, che sarà il nuovo portiere dell'Isernia perché uh, Mocci è andato via per uh, impegni personali di militare. A dire la verità, e quindi dalla settimana prossima. Uh, Simone Scalia prenderà il suo posto e poi sono in compagnia di uh, Michele Renzi che è il direttore sportivo della Macchia. Benissimo, allora ci vedremo tra poco. Buonasera e benvenuti anche ai nostri ospiti. Andiamo a Termoli in riva all'Adriatico. Pino Somma, buonasera. Per le mille puntate, con oggi si volta pagina, si incomincia un nuovo percorso. Quelle, quello delle puntate dal numero uno in poi. Buonasera, anche dalla reazione del Basso Molise, di rientro da eh, Nuovi Terni al campo di Campomarino, dove abbiamo assistito al successo secco del Treppini Sporting Matese che è passato sulla Cliternina per 5-0. Una partita rattristata dalla scomparsa di Norande, giocatore tragicamente scomparso nella mattinata di ieri in un incidente stradale, è stato ricordato anche in campo. Parleremo di questa partita con Stefano Marinucci che è un po' il factotum, ma anche giocatore difensore centrale della Criterina che più tardi ci raggiungerà in studio. Va bene, va bene, allora ne parleremo tra poco, adesso andiamo a vedere che cosa è successo in questa domenica. Dunque, di dicembre insieme ad Annalisa al nostro computer eh, partiamo come sempre dalla schedina TotoCalcio, vediamo i risultati. Eccoli qui. Eccoli qui: Genoa-Roma 0-1, 2 Parma-Cagliari 00 X, Udinese-Verona 1-2, 2 sono state posticipate Cesena-Fiorentina e Milan-Napoli, anche Como e Alessandria e mh, PAL 2013 Carrarese sono quindi posticipate. Continuiamo quindi Lucchese tutto cuoio 0 lì manca direttore, io non. 0 a 0 è finita quella. Cosenza Aversa 2 a 1x, Lupo Roma, Savoia 2 a 2X, Matera Ischia 0 a 0X, eh, Monza Arezzo 0 a 0X, Venezia Torerese 2 a 0-1, Pontedera Teramo 1 a 2-2 ed ora passiamo alla classifica della Serie A. Capolista di Serie A la Juventus con 36 punti, la Roma 35, Lazio, Sampdoria e Genoa 26 punti, Napoli 24 a 21, il Milan, l'Udinese e il Palermo. Fiorentina 20, Sassuolo 19, Inter e Verona 17 punti, Empoli 15, Atalanta 14, Chievo Torino eh, con 13 punti, Cagliari 12, Cesena 8 e chiude la classifica di Serie A, Parma con 6 punti. Ed ora passiamo alla Serie B e partiamo dai risultati. Bologna, Frosinone 2-2, Brescia, Spezia 0-1, Carpi Modena 1-0, Cittadella Bari 0-1, Crotone Provercelli 0-1, Entella, Vicenza 2-1, Latina Verese da disputare, Livorno, Catania 4-2, Pescara, Vellino 0-0, Ternana, Lanciano 0-1 e Trapani, Perugia, pareggio con 2-2. Ed ora la classifica della Serie B. In vetta la classifica Carpi con 36 punti, Frosinone 30, 29, Livorno e Spezia, Lanciano 28. Bologna anche 28, Trapani 27, Avellino 26, Perugia 25, Provercelli 24, Vicenza 23, A22, Modena, Ternana e Bari, Pescara 21, Entelle e Catania 20 punti, Brescia 19, Crotone 17, Varese 16 e Latina e Cittadella chiudono la classifica di Serie B con 15 punti. Ed ora vediamo la Serie D e i risultati di questa giornata sono Campobasso, Celano 1-0, Castelfidardo, Recanatese 0-1, Chieti, Giulianova 4-1, Fermana, Civitanovese 1-2, Iesina, Miternina 1-1, Maceratese, San Benedettese 3-1, Matelica, Olimpia, Agnonese 1-0, San Nicolò, Termoli 6-0, Vispesaro, Fano 0-1. Ed ora la classifica anche della Serie D. In vetta la classifica maceratese con 35 punti, Civitanovese 33, Fano 31, Campobasso 29, Matelica 28, San Benedettese 27, Jesina e Chieti 23 punti, San Nicolò 21, Amiternina e Giulianova 19, Recanatese 17, Fermana 15, Castelfidardo 13, Olimpia agnonese 10, Vispesaro 9 e Celano e Termoli chiudono la classifica con 8 punti. Ed ora vediamo il campionato di eccellenza e partiamo sempre dai risultati. Casalnuovo Nuovo, 1 0 a 1, Cliternina Sporting Matese 0 a 5, Fornelli Santeliana 0 a 1, Gambatesa Ruseto 1 a 0, Isernio Olimpia Riccia 2 a 0, Montaquila Sesto Campano 1 a 2, Vasto Girardi Verano 4 a 1, Venaforo Roccaravindola 1 a 3. Ed ora passiamo alla classifica. In cima alla classifica, Gioventù Dauna con 38 punti, Sernia 37, Vasto Girardi 32, Roccaravindola e Sesto Campano 25, Vairano 23, Matese 22, Gambatesa 21, Benafro 20, Olimpia Riccia 18, Montaquila 14, Casal 12, Fornelli 11, Sant'Eliane e Criterlina 9 punti e Roseto chiude con 4 punti. Ed ora la promozione. Ecco i risultati: Castelmauro, Mauro, Pietra Montecorvino 0 a 4, Frentania, Prata 2 a 1, Ermestoro, Campo di Pietra 1 a 1, Macchia Spinete 2 a 2, Montenero, Petacciato 2 a 0, Nuovo Vinchiaturo, Cerce Maggiore 1 a 1, San Martino, Alife 0 a 2, Torremagliano, Ripolimosani 2 a 1. Ed ora la classifica. In vetta la classifica Pietra Montecorvino con 29 punti, Macchia e Campo di Pietra 27, Montenero 26, Spinete 25, Alife 24 a 20 punti, San Martino e Petacciato, Prata 18, Cerce Cercemaggiore, Castelmauro 16, Torremagliano e Frentania 15, Nuovo Vinchiaturo 14, Hermes Toro 12, Ripoli Busani chiude con 6 punti. Va bene, allora ricordiamo anche che eh, tutti gli altri risultati li vedrete scorrere in sovraimpressione durante eh, lo svolgimento della trasmissione. Abbiamo ricordato anche i numeri. Adesso lo ricordiamo, ecco, per... direttore, per inviarci dei messaggi potete scriverci al numero 331-2652 e potete anche scriverci sulla nostra posta elettronica che è Domenica telemolise.com. Ricordo che potete seguirci anche da Lazio sul canale 749. E dall'Abruzzo sul canale 96 e anche su Tv6. Va bene, abbiamo in linea Marco Somma che ha seguito per noi la partita tra il San Nicolò e il Termoli. Buonasera Marco va bene, cerchiamo di richiamarlo. Presento gli ospiti in studio che ci hanno raggiunto in, per questa puntata numero 1001 di Domenica Sport. Li possiamo inquadrare. Li inquadriamo? Eccoli qui, allora abbiamo Antonello Corradino che è vice allenatore del Campo Basso e poi anche responsabile della scuola Calcio I Sanniti. Buonasera Antonello. Buonasera a voi. Non è stata una buona prestazione oggi, per fortuna si è vinto. Sì, so soprattutto il primo tempo abbiamo avuto un po, un po' di difficoltà. Poi credo che comunque il secondo tempo abbiamo schiacciato un po' di più il, il celano e per fortuna diciamo, negli ultimi minuti è arrivato il gol di Simone. Va bene, ti interrompo un attimo perché ritorniamo un attimo con Marco Somma. Buonasera Marco. Buonasera direttore, siamo di ritorno dalla sesta sconfitta di Fira dei Giallorossi che hanno anche oggi perso al, San Nicolò, al Piano Daccio di Teramo contro il San Nicolò per 6 a 0. Una prestazione mediocre visto che mister Caso ha dovuto fare di necessità che ha schierato praticamente tutti i giovani con l'unico eh, senior in campo che era classe 93 sì. era appena arrivato. Sì, chiaramente quando si perde 6-0, sai Marco, con queste notizie che mi dai, tutti i giovani erano, i rinforzi erano stati promessi in questa trasmissione addirittura 15 giorni fa. Io ti vorrei chiedere, c'è la possibilità che prima della chiusura del mercato arrivino i rinforzi o assisteremo ad un altro campionato tipo quello l'anno scorso del, del Boiano? Io mi auguro di no, naturalmente. Ma direttore l'ambiente giallo-rosso, punta ovviamente a una salvezza tranquilla, è ovvio che i rinforzi anche oggi sia a caso che i vari dirigenti in tribuna hanno confermato che non arriva arriveranno da masterì, oggi intanto già hanno esordito quattro giocatori, però stiamo parlando sempre di under, ovviamente i senior che fanno la differenza in questa categoria. È... Speriamo tutti che arrivano, comunque martedì e 16, quindi l'ultimo termine per svincolare i giocatori e da martedì comunque si, può tirare, si possono tirare le somme, che giustamente per adesso il calcio mercato del termine è completamente fallimentare. Marco, un'ultima cosa ti volevo chiedere. Quando si parla di un 6-0 a è difficile anche, voglio dire, trovare dei punti positivi. Ce n'è stato qualcuno secondo te oggi pomeriggio e se c'è stato, quale è stato? Qual è stato? Ma contro c'era una corazzata, subito gli abboni ha messo la partita, Enrica per i suoi, c'era un tridente gli abboni partolini che comunque fa la differenza, il giovane F, il punto positivo può essere comunque, ragazzi non hanno mai smesso di crederci, tanto cuore, tanta determinazione, però quando parliamo di 11 giocatori giovani in campo la qualità è normale che non è eccellente, e poi soprattutto i padroni di casa sono una bella squadra, una bella realtà, quindi il termo ovviamente stato costretto a subire un numero 6 a 0 si spera che domenica arrivano dei punti importanti perché c'è una gara fondamentale contro la dispesa, lo vale praticamente 6 punti ha anche confermato Casu ehm, diciamo in conferenza stampa a tutti i giornalisti è importantissimo fare punti anche perché vedendo il calendario del termine a gennaio credo che tutto l'ambiente del termine ci spaventa perché c'è Campobasso, Chiedi, Matelica, Macerati di Castelfidardo quindi o i punti arrivano domenica Possiamo parlare di una situazione veramente critica e delicatissima, perché con la rispetto a perdere vuol dire praticamente eh, lasciare i presupposti per una salvezza tranquilla e puntare a una salvezza magari tramite playout. Va bene, ringraziamo Marco Somma che è sempre molto puntuale, molto preciso nei suoi commenti. E allora, visto, eh, Tra poco vedremo la pagella, continuo a presentare, abbiamo detto di Antonello Corradino, poi abbiamo il eh, delegato regionale della FITAV del tiro al volo Giuseppe Erra, buonasera Giuseppe buonasera direttore è stato un anno importante per voi, vi abbiamo eh, seguito vera veramente importante, grazie per uh, averci seguito e siamo diventati una bella realtà una bella realtà anche a livello nazionale la federazione anche quest'anno ci ha premiato con due gare di livello nazionale sul campo di Campomarino Va bene, poi abbiamo uh, Franco Longo che fino a qualche giornata fa ha allenato la Santeliana, allenatore di lungo corso, molto esperto dei campionati regionali. Dunque, Franco, ehm, ti chiedo un parere non su quello che è stata la tua esperienza quest'anno, ma su questo campionato d'eccellenza che mi sembra stia vivendo questo duello. Auguriamoci che continui il duello, perché insomma, una settimana fa ci siamo abbastanza impressionati dell'Isernia, no? Se ne sono andati alcuni giocatori poi, nemmeno a farla apposta, la domenica, proprio in una settimana tribolata, la domenica hanno eh, rosicchiato due punti alla gioventù dauna. Capriotto, buonasera Antonio e buonasera a tutti i telespettatori di Domenica Sport. Per quanto riguarda il campionato di eccellenza, si sta vivendo un bel momento, specialmente in testa alla classifica. Sarà un campionato tirato, secondo me, fino all'ultima giornata, perché sia la Monti Dauni che... Liserni, insomma, mh, come, li, come livello stanno più o meno alla pari. Quindi assisteremo, io credo, fino alle ultime giornate un, una bella lotta al vertice. Per quanto riguarda invece la bassa classifica ci stanno varie squadre eh, tipo Roseto, Sant'Eliana, Mont'Aquila eh, che se, se la giocheranno fino alla fine, però insomma... Sarà sicuramente un bel campionato e assisteremo anche a dei colpi di scena. Va bene, allora vediamo adesso la pagella del Termoli, Annalisa. Sì, vediamo insieme i ragazzi di Mr. Chaosu che voti hanno preso. La pagella in collaborazione con Fiditalia, agenzia Somofin, a Campobasso in via Garibaldi, a Termoli in Corso Umberto. Ferrucci 6, Arbotti 6, Simonetti 6, Coccaro 6, La Penna 6, Frappone 6, Faiella 6, Scarano 6, Santoro 6, Mattia 6, Perrischietti 6 e sono entrati Tozzi, Camilleri e Gassi tutti con 6, una pagella un po' piatta. Un punto di incoraggiamento così come facevamo anche l'anno scorso con il Boiano, del resto quando vanti in campo la squadra Juniores non puoi pensare di contrastare il passo. Ad una squadra attrezzata come il San Nicolò siamo d'accordo comunque con i voti che ha messo Marco. Somma, perché è inutile infierire quando già hai perso 6-0. Mi dicono che. Del San Nicolò ha segnato al nono minuto Iaboni, al trentasettesimo Bartolini, al quarantesimo di nuovo Iaboni, al quarantatresimo Valim, al cinquantesimo Bartolini e al settantasettesimo di nuovo Valim. Va bene, adesso siccome mi dicono da Isernia che è pronto il servizio, questa partita dell'Isen che ha vinto col Riccia, vediamo subito questo servizio. All'Ancellotta Lancellotta Lisernia conquista altri tre importantissimi punti vincendo 2-0 nel match contro l'Olimpia Riccia. Una partita decisa da due reti al primo tempo che tagliano le gambe ai ragazzi di Mr. Barrea, i quali non riescono a sbloccarsi per tutto il resto della gara. Ma andiamo alla cronaca. Al terzo minuto padroni di casa pericolosi con Mingione che dalla sinistra non inquadra lo specchio della porta. Al tredicesimo la svolta, Buonanno serve a Devizia, Vizia una ghiotta occasione che lui non si lascia sfuggire gonfiando la rete degli avversari. Al quindicesimo tenta la risposta Vinci Guerra ma Mocci è bravo a deviare in angolo. Al ventunesimo ecco il raddoppio con Mingione che è in corsa con Ciccotelli alla meglio anche su Viscusi. Al 34 ⁇ Panico, che celebra la centesima presenza con la maglia bianco celeste, non riesce a festeggiare a dovere con un tiro a distanza ravvicinata che si stampa sul palo. Al 39 ⁇ Buonanno, prova ad allungare le distanze, ma Viscusi blocca. Sul finire del primo tempo, di testa, Marziale tenta il colpaccio, ma non inquadra lo specchio della porta. Con le immagini di Danilo Scarinci siamo alla ripresa. Non accade quasi nulla fino al diciassettesimo, quando Pepe, sugli sviluppi di un calcio di punizione, sgancia un bolide che finisce al lato di un soffio. Al ventesimo l'Olimpia Riccia tenta la via del gol, prima con Cappelletti, poi con Colagrai, Mamocci e Devizia si fanno trovare pronti. Al ventiduesimo, Panico, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, va un filo alto sulla traversa e neanche stavolta può esultare come vorrebbe. Vinci Guerra al venticinquesimo con un tiro centrale che però Mocci intercetta. La partita si chiude con l'espulsione di Sabatino per un fallo su Cappelletti. In virtù della doppia munizione, la signora Serena De Michele della sezione di Termoli lo manda anzitempo negli spogliatoi. Ma anche con un uomo in meno, la differenza è poca. Il Riccia non riesce ad accorciare le distanze, più per una questione di atteggiamento che per altro. E quindi è su quello che deve lavorare. Mentre Lisernia continua la sua rincorsa ai Monti Dauni, che continuano a mantenere comunque la testa della classifica. Va bene. Allora abbiamo visto questo servizio. Credo partita senza eh, problemi per Lisernia che ha conquistato un, un successo, almeno dalle immagini, credo, giusto. Hai preso già. Degli appunti, sì, gente sono che sono iniziati ad arrivare già eh. tanti messaggi anche relativi alla puntata numero 1000, non poteva mancare il messaggio di Mingo che era presente l'altra sera al Coriolis. di Macchia eh, no. Machiavel Fortore, sì, un altro messaggio è arrivato anche da Vincenzo Di Riccia e tanti sono i complimenti anche alla regia e a tutti i collaboratori che hanno partecipato nell'organizzazione di questa serata. Va bene, un po' insomma continuo, cominciano ad arrivare questi mesi, però annotateli, capito? Se arrivano Sì, direttore firmati, sto prendendo annotali. appunti, ho portato un blocco notes apposta. Adesso ci fermiamo. Mi sì. Una breve pubblicità, ma ritorniamo tra pochissimo con voi e non andate via. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada trignina Isernia San Salvo, uscita Civitanova del Sagno. M2 Christmas Card, 2, 3 o 4 giorni a settimana fino al 31 luglio 2015 a partire da 199 euro. Offerta valida fino al 31 dicembre. Autoricambi Viscovo vince nel risparmio. Kit dischi e pastiglie freno a partire da 28 euro. Viscovo vince nello sport. Sponsor ufficiale Globo Basket Tisernia. gelateria di Gelindo, la dolce tradizione artigiana della pasticceria, dei semi dei gelati più genuini ed invitanti. Design, stile e comfort nel nuovo showroom di Damico Arreda, sulla superstrada Premlina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sangio. Vuoi una forma di energia che ti faccia risparmiare? Caesar. Una casa calda e accogliente. Una casa tecnologica e innovativa. Una casa bella. Una casa Cisa. Ti aspetta a Frosolone, in contrada Colle Carrise 91A e a Ripa Limosani, in contrada Taverna del Cortile 5. Domenica Sport, in collaborazione con. D'amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. M2 Christmas, una spa per due persone a 25 euro. Regala un percorso Benessere, offerta valida fino al 31 dicembre. Domenica Sport. Va bene, torniamo in diretta per questa puntata numero 1001 di Domenica Sport. Allora, abbiamo visto le immagini, adesso vediamo, qui abbiamo due pagelle, vero Annalisa? Sì, direttore, abbiamo entrambe, entrambe le pagelle e partiamo da quella dell'Isernia. La pagella in collaborazione con... Hotel Villa Danilo, stazione gamberale, a solo 10 km da Isernia. 20 camere matrimoniali, sala ricevimenti per matrimoni ed eventi, ristorante e pizzeria, parco con piscina, centro benessere. Info 0872 94 62 20 Favellato Vittorio SRL, agenzia pubblicitaria e marketing. Servizi ecologici con raccolta differenziata porta a porta e gestione rifiuti. Via Tedeschi Isernia. Info 393 44 50 356. Mocci, 6, Devizia, 6,5, Tuccia, 6, Marziale, 6, Sabatino, 5,5, Pepe, 6, Mingione, 6,5, Fontana, 6, Buonanno, 6,5, Panico, 6, Keraf, 6, e sono entrati Potena e Santilli senza voto e Grasso con 6. Ed ora possiamo passare alla pagella dell'Olimpia Riccia. La pagella in collaborazione con. Moffa Turismo e Servizi. Vendita e cambio gomme. Officina meccanica per auto e mezzi pesanti. Esperienza e professionalità. A Riccia. Cusci 5,5, Ciccotelli 5,5, Ruggero 5,5, Paolo Antonio 5,5, Mobilia 5,5, De Simone 5,5, Cappelletti 6, Di Criscio 5,5, Vasile anche 5,5, Vinci Guerra 6, Manocchio 5,5 ed è entrato Schiavone senza voto, Colacrai con 5,5 e Ponte Landolfo anche senza voto. Va bene, abbiamo visto anche queste pagelle, allora eh, tra poco ci collegheremo anche con qualcuno dell'Olimpia Agnonese, L Olimpia Agnonese che ha perso proprio al 91-1-0 sul terreno di gioco della Matelica eh, una partita, insomma un tantino abbiamo sentito anche un po' deluso, intervistato durante la nostra trasmissione a tutto campo il direttore sportivo Maurizio, Maurizio Sabelli per questa, eh, per questa sconfitta. Intanto ci ha raggiunto in studio e provvedo naturalmente a salutarlo Gianni Bruno, siamo stati insieme buonasera. a Selvapiana, buonasera Gianni. Buonasera, buonasera a voi tutti, sì, siamo reduci dalla quinta vittoria interna stagionale del Campobasso, non una bella partita sicuramente però direi che era fondamentale il successo, lo ha firmato il sesto gol stagionale da parte di Miani a 4 minuti dalla fine della partita. Va bene, intanto tornerei un attimo ad Isernia nella nostra redazione. Saluto eh, gli ospiti che ci ha presentato prima Maria Antonietta Tortola, Simone Scalia dell'Isernia e Michele Renzi, direttore sportivo della Macchia. Allora, Scalia, eh, successo. Mi hai sentito quello che ho detto? Convincente, no? Mi sembra da parte dell'Isernia questo pomeriggio sì, sì, sì. un successo molto, molto convincente. Sì, è un successo meritato da parte dei miei compagni che si stanno impegnando giorno per giorno per scendere la domenica in campo e fare il massimo, fare il massimo per riprendersi la vetta del Monti Dauni che pure loro stanno andando molto bene. Ecco, tu eh, stai praticamente per, per entrare, sei arrivato da poco nel mondo bianco celeste. Io nell'Isernia c'ero anche l'anno scorso, poi sono andato ad Arzachena in Sardegna per provare a fare una nuova esperienza e sono stato richiamato adesso nel mercato di dicembre dal presidente Domenico Scarselli dove l'altro anno mi ha dato massima disponibilità e io ho accettato di ritornare perché il progetto mi sembra molto valido e siamo una squadra molto competitiva. Certamente. Saluto anche l'altro ospite, il direttore sportivo del Macchia, Michele, Michele Renzi. Michele, Macchia di Sernia che va veramente con il vento in poppa, insomma, una matricola sicuramente una delle sorprese in positivo di, questa, di questo campionato di promozione. Buonasera, eh, sì, una squadra abbastanza competitiva per. Uh, il progetto che stiamo cercando di portare avanti, anche le, le nostre aspettative sono comunque primis quella della salvezza, adesso ci troviamo in vetta alla classifica e cercheremo di fare il nostro meglio per cercare di stare più a lungo lì su insieme alle altre e vedremo poi al, dopo la prossima partita cosa, cosa avverrà avanti. Va bene, va bene, sicuramente una delle sorprese in positivo di questo, di questo campionato. Allora eh, dunque fra poco credo Gianni sia pronto anche il servizio del campo basso. aspetto anche il collegamento con il nostro amico, credo Maurizio Sabelli per l'Olimpia Agnonese, ma eh, tornerei un attimo con Giuseppe Erra perché abbiamo parlato di una stagione per il tiro al volo di un anno che si sta chiudendo importante, vi abbiamo seguito un sacco di attività, insomma avete conquistato anche bei successi. Sì, soprattutto quest'anno c'è stato un tesseramento ancora in positivo nonostante la crisi che morde, perché il nostro è uno sport che non è, non è uno sport di massa, è uno sport diciamo tra virgolette di nicchia. Comunque abbiamo avuto un tesseramento di più 6% rispetto a un più 25% dell'anno scorso. E il progetto con le scuole è pronto. Eh, infatti, il direttore, ancora non aveva avuto l'opportunità di dirlo. Ma ho portato delle immagini, magari dopo, se c'è un po' di spazio, se le vogliamo vedere. Sono molto belle, della certo, federazione. Certo. Sono, e niente, siamo andati fuori. Adesso forti. formiamo il nostro assistente di studio. eccole qui, vedi. Stiamo vedendo, eh, stiamo sono, vedendo prontamente. ecco qua: questo ehm, sarà il DVD che andremo a portare nelle scuole. Ai ragazzi delle scuole medie, insieme eh, spero sicuramente al Coni. Ci ho preso contatti con il signor Delia, che mi ha dato la sua piena disponibilità e quindi penso che prima, prima della primavera inoltrata andremo a portare sia i ragazzi delle scuole di questi istituti che aderiranno al progetto che è in fase, nelle fasi finali. Queste sono le immagini olimpiche della nostra Jessica Rossi, che ha demolito tutti i record mondiali. Questa medaglia d'argento Fabrizio. Va bene, allora eh, sono immagini bellissime, ho visto passare due messaggi, questo allora, eh, eh, si riferisce appunto, poi ne parleremo anche quando vedremo il servizio, però insomma a un certo punto dopo il gol di Miani Farina insomma, si è rivolto a, probabilmente a due persone, adesso non lo so, non so se Antonello Corradino ne sa qualcosa di più. Però insomma non è bello, io l'ho detto anche in diretta, mi meraviglio molto dell'atteggiamento di Farina perché Farina è un professionista, lo conosco da anni, è stato anche qui ospite. abbiamo fatto un, veramente un, un dialogo tecnico, tattico, molto molto bello, però insomma il pubblico che va allo stadio paga e ha diritto anche di contestare, insomma, Farina, di questo ti devi rendere conto perché per me oggi hai sbagliato, io l'ho detto in diretta durante la trasmissione a tutto campo, lo ribadisco adesso, perché è, è brutto vedere un allenatore che appena realizza il gol della propria squadra, invece di gioire, magari andata, andare a abbracciare i propri giocatori, si mette a polemizzare con eh, il pubblico. È una cosa veramente antipatica che secondo me non, non ti appartiene nemmeno, Francesco. Per cui insomma, è capitato oggi, voltiamo pagina, mi auguro che non capiti più. E ho chiuso il primo argomento. Il secondo è il fatto dei parcheggi. È vero, i tifosi del Campobasso sono costretti a fare qualcuno anche due chilometri per arrivare allo stadio perché non c'è organizzazione. Purtroppo, la questura di Campobasso non consente di parcheggiare in certe zone e c'è anche il discorso di quel parcheggio enorme che deve essere asfaltato. Ora, muoviamoci: il sindaco Battista è stato anche presente alla nostra trasmissione numero 1000. Se si deve asfaltare quello spazio che si asfalti, è inutile che la gente continui a fare i chilometri tutte le domeniche per arrivare allo stadio. Eh, detto questo mi collego, ecco mi dicono che c'è in linea Maurizio Sabelli, buonasera Maurizio. Buonasera direttore a te e a tutti i tuoi gratissimi ospiti e nello studio e particolarmente a Antonello Corradino che è un mio grande amico. Buonasera direttore. Certamente, ah, sì. Antonello Corradino. Maurizio, ti ho sentito un po' deluso oggi pomeriggio nell'intervento alla fine della partita perché hai detto, sai, e veramente mi dispiace perché perdere una partita un'altra volta per un calo di concentrazione dopo aver sbagliato 7-8 occasioni da gol fa male e probabilmente non è solo sfortuna, questo era il senso alla fine del tuo discorso. Sì direttore, lo ribadisco anche così a mente più, più fredda, più lucida perché adesso parlare di sfortuna francamente è una, una cosa che non mi piace perché quando una squadra come l'Agnone oggi va su un campo difficile come il Matelica e impone un, uh, il proprio gioco creando diverse occasioni a gol ma veramente cre credetemi occasioni nitide con due o tre giocatori davanti alla porta da soli e non calciare, arri arrivare addirittura a non calciare o prendere la traversa e poi francamente prendere un gol al 91esimo su un calcio d'angolo dove sei giocatori nostri intorno al, al loro giocatore che ha fatto gol, francamente parlerei più di, di, di limiti che di sfortuna, adesso voglio essere proprio sincero fino alla fine. Certamente c'è da ribadire che comunque la, la squadra crea occasioni, eh, impone anche il proprio gioco, però adesso insomma, è arrivato il momento in cui bisogna guardare più alla concretezza che guardarsi allo specchio. È dura, adesso è dura, però l'unica cosa che ci comporta in questo momento è che le squadre che ci precedono eh, e quelle che stanno sotto soprattutto insomma non è che fanno meglio di noi, però questo non ci deve lasciare tranquilli, bisogna, speriamo domenica, siamo sicuri di poter far risorgere l'altro attaccante Stalli che sicuramente darà una grossa mano a Cantoro perché lì da solo davanti è un po' difficile, è dura, però ripeto, adesso bisogna stare con i nervi saldi, bisogna stare tranquilli, chiaramente bacchettare un po'. I giocatori perché adesso ripeto eh, subendo anche la responsabilità da parte loro però come sempre insomma la società è vicino alla squadra e cercheremo dove, fin dove è possibile di migliorare questo organico però poi non ci saranno più alibi sicuramente va bene va bene grazie a maurizio sabelli che è stato completamente esaustivo perché volevo chiedergli appunto eh, la ricetta insomma se c'era una ricetta ha detto dobbiamo rimanere uniti e quindi ci ha detto quale deve essere la risposta della squadra, della società già c'è la risposta della società per superare questo, questo momento anche se è un momento di grande delusione. Qui abbiamo la pagella è vero Annalisa? La pagella dell'Agnone la vediamo subito La pagella in collaborazione con Forgione Costruzioni Speciali Realizzazioni di impianti di rete di telecomunicazioni e perforazioni teleguidate Attestazioni Uni Aniso 9001-2008 e SOA sono ancora aperte le iscrizioni alla Scuola Calcio della Polisportiva Olimpia Agnonese, affiliata alla S. Roma, per l'anno calcistico 2014-2015. Info 0865 77 235. Biasella 6 e mezzo, Natalini 6 e mezzo, Litterio anche 6 e mezzo, Di Lullo 6, Maresca 7, Lattarulo 6,5, Catalano 5, Ricamato 5, Saltarin 6, Cantoro 6, Carpentino 6, ed entrato Perrotta e Fagiano con 5,5. Il marcatore del Matelica direttore è stato al 90 minuto Bucciarelli. Uh, Antonello Corradino, allora to, to, tu che, che cosa ne pensi di quello che dicevo prima in relazione al messaggio? Uh, guarda, io penso che conoscendo Farina lui si sia già diciamo, pentito de, di quello che, che ha fatto. Però senza, no, ma ne sono sicuro anch'io. Senza, mio... senza giustificare il mister, penso che quella sia stata una reazione. Innanzitutto penso verso solamente uno o due difensori. Però è brutto Antonello, eh? Lo devi ammettere, dai, è brutto. Cioè. Sì, 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 però forse quello che dispiace a lui, magari era eh, essere, eh, diciamo, um, contestatori già dal primo minuto, forse quello che dispiace a lui è stato un gesto rivolto magari a uno o due tifosi che già dal primo minuto. Gli davano fastidio, fermo restando che diciamo, il pubblico ha sempre ragione. Però no, no, vabbè, so, io sono d'accordo: io... può darsi che qualcuno ti infastidisce però sì, 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 insomma, tu sì, hai però intrapreso anche fosse... la carica da allenatore, hai giocato 20 anni sì, 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 e sì, sai sì. perfettamente che insomma, è, è certo. una cosa molto, molto antipatica. Ci, ci sta magari anche qualche reazione a caldo, ma ripeto, io penso che conoscendo il mister, sicuramente lui già, già si sia pentito. L'unica cosa che posso dire, è anche perché io ho giocato tanti anni a Campobasso. Uh, forse le contestazioni ma ripeto è un fatto isolato veramente di pochi tifosi anche perché veramente mai come quest'anno credo che i tifosi del campo basso soprattutto la curva ci danno una, una grandissima mano anche quando si perde e credo che comunque quello che sto dicendo prima forse le contestazioni comunque è sempre meglio farle alla, a fine partita, cioè, vabbè, ma questo sì, hai sì. ragione. Sì, sì, Però Franco comunque resta il fatto che insomma, tu, tu anche fai l'allenatore. Insomma, è difficile che, che, che un allenatore si metta a dire con il pubblico, no? Eh sì, è ma qualunque che... qualsiasi siano le, eh, le motivazioni, quelle che ha detto Antonello sono validissime. Perché se c'è magari qualcuno che dall'inizio ti prende di mira, ti viene anche come mh, gesto di impulso. No? Certo. Dice adesso ma è scocciato. Insomma, certo. alla fine. Però è comunque. Eh, è poco piacevole. Certo, in ogni, in ogni partita ci sta sempre un episodio del genere cioè, da parte del pubblico, però è chiaro che, che devi fare orecchie da mercante in quell'occasione. Quell meglio fare orecchie da mercante, vero Giuseppe? R? Meglio è. Ma sicuramente. Più fai orecchio da mercante, è meglio è. Sicuramente, è meglio tralasciare perché poi c'è gente che viene allo stadio proprio per, per sfogarsi e viene di proposito per contestarti. Però eh, un carattere come il mister di Farine, Farine è molto impulsivo e cose, però giustamente quando ti metti nel campo, ti metti al centro della scena devi accettare Vabbè, ma, anche... eh, quello che hanno detto a Mazzarri a Milano, perciò dico, perciò che hanno detto a Mancini dopo bisogna, la partita persa domenica scorsa con l'Udinese, oppure quello che dicono giustamente a Montella, aggiungo io, giustamente a Montella tutte le domeniche a Firenze, sì. voglio dire, ci sta, Cioè ci sta. un allenatore. c'è? Cioè, Deve Quando essere ti metti in insomma, gioco, il suo DNA ad accettare anche questo, accettare. questo genere di situazioni. Abbia, hai visto qualche messaggio, qualche augurio particolare? Ho visto che ha appunti, sì. sì, ha mandato il messaggio Vittorio Reale, un altro messaggio veniva... Dalla famiglia Tronca, Piero Cristoforo, eh, sono tutte persone che comunque hanno partecipato alla serata della millesima puntata. E quindi Vabbè, ah ma anche eh, i nostri ospiti hanno partecipato. Voi c'eravate sì. tutte e tre sì, perché sì. mi pare che vi ho visti. Eh, sì, sì, sì. con molte piacere Quindi insomma, ho visto che avete ben gradito anche voi, soprattutto hanno gradito tutti eh, diciamo, gli ospiti rigorosamente molisani eh? di qualità? O oh no, Franco? Certo, come no? Certo, Significa che anche nel Molise c'è gente che fa spettacolo ad altissimo livello. Ci stanno i professionisti anche qui nel Molise. certo Cosa certo. che magari dobbiamo scoprire solo in queste occasioni. È stata anche una bellissima festa, veramente con tantissima gente. Mi ha fatto molto, molto piacere, Antonio, per te e per tutto Telemolise. No, vabbè, ma non per me. Per me, sai. No, per, la millesima, per la millesima puntata. Insomma. Sì, sì, per certamente. Però per te, soprattutto per Telemolise. Mi fa certo. piacere che sono venute anche. Eh, due amici, di, chiamiamoli amici, no? Teresa D'Angelo e Peppino Giangrossi. Cosa che, non facile: Cosa non facile è. che Antonello conosce veramente molto bene. E praticamente <ride> ha segnato la Fiorentina. Intanto ha segnato Borca Valero. Si sta giocando la partita a Cesena e in questo momento ha segnato Borca Valero al 44esimo. 44, 44 mi dice il nostro assistente di studio del primo tempo. Cesena 0, Fiorentina 1. Meno male, direttore, perché io questa sera con questo tagliacarte ho un po' paura. <ride> Doveste perdere analizza, la Fiorentina. Analizza, stai attenta, te lo dico, al di là del tagliacarte. È vero, difficile da portarli. Eh, Conoscendo mio suocero, sì. <ride> Però li ringrazio veramente tanto perché lo so che l'hanno fatto per me. Ecco, sì. tua suocera e, e Teresa e tuo suocero Peppino l'hanno fatto veramente per me. Questo... <ride> Al di là di, di ogni considerazione di, di carattere oggettivo, va bene, eh, e... direttore. Ringrazio anche un attimo Tommaso, il ragazzo che ci ha dato il disegno l'altra sera. Non ah, so se sì, lo ricorda, sì. quindi grazie, Tommaso. È stato bellissimo il disegno. E approfitto per salutare anche Luca, il tifoso numero uno del campobasso, che era presente e eh, mi ha fatto veramente tanto piacere. L'ho visto anche oggi allo stadio. Luca Sarrapoghiello, gli mando un grande bacio. Ogni volta che lo vedo. Gli, gli, gli sto sempre addosso perché veramente me lo mangerei proprio per, per, quanto, per quanto gli voglio bene. Ci fermiamo un paio di minuti. Sì, una breve pubblicità e ci vediamo tra pochissimo. Domenica Sport in collaborazione con D'Amico Arreda sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita Civitanova del Sannio. M2 Christmas Card, 2, 3 o 4 giorni a settimana fino al 31 luglio 2015 a partire da 199 euro. Offerta valida fino al 31 dicembre. Molise distributori automatici Saeco, installazione e manutenzione di Franco Longo, telefono 368 34 80 049. Geosicur, consulenze geologiche indagini geofisiche a 360 ⁇ comprese le indagini georadar e monitoraggio e rilievo topografico di sottoservizi ed impianti tecnologici. Geosicur, affidabilità, competenza e professionalità. Farmacia Picca, uno staff di farmacisti sempre disponibile per un consiglio mirato a tutte le esigenze. Elettromedicali Omron, integratori alimentari e per sportivi NET e Ultimate, omeopatici, cosmetici, affitto tiralatte elettrici e bilance pesa neonati, autoanalisi del sangue ed analisi computerizzata di pelle e capelli. Farmacia Picca, ora nella nuova sede di Via Monsignor Bologna a Campobasso. Per un mondo differente, Ecogreen, trattamento depurazione acque, consulenza, gestione e costruzione impianti certificato SOA, autospurgo, videoispezioni, laboratorio analisi ambientali, accreditato a Credia, iscritto all'albo nazionale smaltitori, differenziamoci. Ecogreen svolge per l'unione dei comuni del Tappino, Riccia, Sepino, Montagano, Colli a Volturno, Celenza sul Trigno e San Felice del Molise, il servizio di raccolta differenziata porta a porta. Ecogreen, via Duca d'Aosta, Campobasso. Se hai un bar, un circolo, una sala giochi, un albergo, un campeggio, uno stabilimento balneare, consultaci. Biliardi Trivisonno. Noleggia apparecchi di intrattenimento, videogiochi, biliardini, biliardi e macchine con forni comma 6. Bigliardi Trivisonno. A Campobasso in via San Giovanni. Consulenza gratuita al numero 0874 63017. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. M2 Christmas, una spa per due persone a 25 euro. Regala un percorso benessere, offerta valida fino al 31 dicembre. Domenica Sport. Allora torniamo sempre in diretta per questa puntata numero 1001 di Domenica Sport, eh, avete sentito bene, purtroppo sono passati 27 anni e mezzo da quando abbiamo iniziato questa trasmissione, a proposito ne approfitto per dire che giovedì prossimo alle ore 17.30, massimo 18, sempre al ristorante Coriolis presenteremo il calendario di Telemolise per l'anno prossimo un calendario gratuito, non chiediamo nulla, lo regaliamo a tutti i nostri telespettatori che ce lo chiedono. Quindi chi vuole farci l'onore di essere presente sarà una cosa breve, insomma, però eh, con tanta, tanto affetto da parte di tutta la redazione sportiva di Telemolise e del nostro editore Quintino Pallante. Allora, mi dicono che è pronto il servizio del Campobasso, ha battuto il Celano 1-0, vediamo. Il campo basso batte il muro del celano di Pasquale Luiso a 4 minuti dalla fine al termine di una partita abbastanza abulica da parte rossoblù. Non una tra le migliori prestazioni. L'essenziale era centrare un successo che equivale al diciassettesimo punto interno stagionale. La vittoria firmata dal sesto gol di Miani prelude alla trasferta Civitanova Marche e nel contempo certifica l'ottimo campionato dei lupi a quota 29 A 2 dal giro di Boa. Al quarto ci prova di Gennaro, ma la palla scorre al lato dalla porta del Celano. al il di Genaro chiede un penalty per una presunta spinta ai suoi danni di villa per il Bolognese degli Esposti. Non ci sono vizi. Al 25 ⁇ ci prova Todino con il sinistro, ma è troppo centrale per infastidire Amabile. Due minuti dopo sfera avvitata da Pani e Nicolai che alza altissimo sulla traversa un ottimo pallone. Il capopasso fatica a produrre gioco. Il Celano pressa con insistenza i rosso-blu e gioca una gara molto attenta. Mezz'ora circa per la palla gol avuta da Todino, posizione laterale e conclusione respinta da Amabile. Fuori di genaro e lazzarini sulla ribattuta al 41 buona l'intesa da fermo tra todino e di Gennaro, ma quest'ultimo manda al lato da posizione certamente favorevole si chiude con questa punizione troppo centrale di fusaro uno scherzo la parata di amabile si va al riposo dopo un solo minuto di recupero farina provvede a far entrare cianci per di gioachino dal primo della ripresa il passo del lupo non cambia così il tecnico sceglie di estromettere lazzarini per inserire miani tutto questo dal tredicesimo al Diciottesimo tiro fuori misura da parte del neoentrato Ippoliti nel Celano. Farina aveva già esaurito i cambi qualche minuto prima con l'ingresso di Fazio in luogo di Pani. Il tecnico prova in tutti i modi a imprimere la sterzata a un campo basso privo di gioco. Il Celano disputa una partita nella norma e nei limiti delle proprie possibilità. Al ventunesimo pallone smistato da Cianci, per poco D'Adamo non devia nella propria porta. Un minuto dopo Di Gennaro fa proseguire per Miani, tuffo di testa ma amabile para da due passi. I lupi ora iniziano a creare, al 24 Todino vuole il colpo da biliardo ma proprio non gli riesce, a pochi metri dalla porta. Alla mezz'ora la torre sempre di Di Gennaro, La girata di Miani, ma la palla è sporcata prima della parata di Amabile. Al 33 troppo flebile il diagonale di Luzzi. Para Conti, male Fazio. Da fermo al trentanovesimo, quando inizia l'inesorabile conto alla rovescia verso il novantesimo. Al quarantunesimo, il gol partita del campobasso. Dal cross di Todino origina un tocco numero uno di Miani. Un altro di Marinucci per lo stesso Miani che scarica in rete di sinistro. La rabbia vincente che significa vantaggio del campobasso. La Nord esplode di gioia per il gol in zona Cesarini. Farina inveisce contro qualche spettatore della tribuna. Dopo il gol, un gesto certamente da stigmatizzare da parte dell'allenatore rossoblù. Al secondo dei tre minuti di recupero comandati, triangolo rapido tra Todino e Fazio, con quest'ultimo che chiude a lato la bella azione di Marca Campobassana. Successo pesante per Morale e classifica. Il toro di Sora Pasquale Luiso dice di non poter rimproverare nulla ai suoi. I lupi rimangono nelle zone nobili della classifica. L'entusiasmo rimane palpabile facile prevedere un altro pubblico massiccio al comunale di Civitanova Marche. Domenica prossima, Torello Corradino. Sempre difficile, comunque, quando ehm, ci sono molti punti di differenza perché eh, voi ne avevate 26 prima di iniziare la partita, loro 8. Sì, quindi eh, tu hai, ne hai giocate tante di partite. Psicologicamente, può essere se non segni subito diventa un problema. Sì, purtroppo credo proprio di sì. Io, mh, se avessimo fatto gol nelle prime, nelle prime occasioni credo che avremmo visto sicuramente un'altra partita. Però credo che adesso, da adesso fino a fine campionato sia, sia dura, eh, soprattutto quando, quando incontri queste squadre, perché eh, soprattutto nel girone di ritorno i punti veramente iniziano a pesare. So, le squadre che, che si devono salvare eh, verranno sicuramente a giocare col coltello tra i denti. Sì, io ho visto francamente quello che hai visto tu. Insomma, perché sono d'accordo con la tua analisi che hai fatto prima nella, nel primo intervento, non è stata una buona partita, però secondo me insomma, prendiamo di buoni tre punti. Sì. Alla fine ce ne stanno di partite così. Ma, eh, non è ma, che... ma sicuramente, eh, sicuramente, quando giochi contro una squadra che si deve salvare su un campo abbastanza pesante. Eh, effettivamente sì, il primo tempo magari esteticamente non abbiamo espresso un grandissimo gioco, però penso che il secondo tempo le occasioni comunque le abbiamo avute. Eh, C'è stata qualche difficoltà, uh, mancava anche qualche ragazzo, abbiamo dovuto cambiare qualcosina, soprattutto in difesa, però io penso che questa squadra magari può avere anche qualche limite, però sicuramente è un grande cuore e non bolla mai fino alla fine. Va bene Gianni, ci hai preparato credo anche un episodio relativo a questa partita al nostro touchscreen. Non si sente perché? Che, che problema abbiamo? Non si sente il microfono di Gianni? Speriamo che l'hai acceso, Gianni. Questo, il, il microfono questa volta adesso controlliamo. Allora. Eh... Non mi potete sentire? Va bene, possiamo provare? Andiamo avanti. Posso proseguire? Ok, allora dicevo: tredicesimo primo tempo. Vedete di Gennaro, la progressione in area di rigore in mezzo a due. C'è uno che lo segue, il numero 5, con la maglietta numero 5, si chiama Villa, che lo affronta e di Gennaro, appena sente il tocco del, dell'avversario... Cade a terra. Ecco, vedete che allunga le braccia il difensore del Celano. In questa circostanza, il direttore di gara degli esposti della sezione di Bologna ha lasciato proseguire, quindi ha ritenuto eh, tutto regolare il contatto. Ferma, ferma il momento del contrasto. Allora, iniziamo con eh, Pino Somma, nella nostra redazione di Termoli. Pino, per te. La spinta c'è, si poteva dare questo calcio di rigore? Si poteva dare perché il difensore mi pare si disinteressi completamente del pallone. Insieme a Pino Somma c'è Stefano Marinucci della Cliternina. Stefano, secondo te? Eh, penso penso anch'io. Eh. Diciamo che si poteva dare come, come no. Però giustamente la spinta c'è. Andiamo a Isernia con i nostri ospiti, chiedo a Simone Scalia. La spinta si vede che c'è, però è un rigore comunque dubbio, che l'arbitro può decidere di dare o non dare, si vede che ha ritenuto opportuno non dare il rigore. Eh vabbè, grazie. Che, che risposta è? Tu l'avresti dato. Io chiedo a tutti, questo è un gioco, per te era rigore oppure no? No, io, io, io probabilmente l'avrei dato. A posto, perché Va, la spinta questa... c'è stata. Ok, andiamo avanti con uh, Michele Renzi, direttore sportivo del Macchia. Secondo me sì, è rigore. Anche uh, Michele l'avrebbe dato, Maria Antonetta tu? Eh, io non sono tanto d'accordo perché sembra che il giocatore del campo basso insomma, ci metta un po' del suo, la spinta c'è ma lui rimarca molto. Va bene, bellissimo sentire la voce fuori campo, abbiamo iniziato bene anche quest'altra eh, quest puntata, dopo i mille cerchiamo un po' di essere per cortesia più, più rapidi anche nelle inquadrature. Allora Franco Longo, per te? C'era anche il rigore. Per te Giuseppe? Rigore anche per me. Antonello? Sicuramente rigore, il difensore non prende proprio la palla. Eh, sì, perché noi, io lo dico tutte le domeniche, è chiaro che poi l'arbitro lo può dare, non lo può dare, però insomma io chiedo a voi, si tratta di un gioco, perché tanto le decisioni dell'arbitro ormai sono state prese, però eh, se andiamo, ecco io devo dire la verità, Analisa, chiedo prima a te. Io direttore l'avrei dato. Eh, io ti dico la mia, rimettiamo un attimo le immagini, perché era a fianco di Gianni, Gianni, noi. La è che, non... sì. alla la Antonello. La prima impressione era no, ti sì, dico la verità. Anche Però, io. se vai allora, anche tu. Io dal campo, sinceramente, non ho nemmeno protestato. Eh, perché... io la prima impressione perché... è stata no. Di solito gli arbitri quando vedono Soprattutto attaccanti molto strutturati Come Di Gennaro tendono diciamo, A privilegiare il difensore Però dalle immagini sinceramente mi sembra ricorrenetto Eh però guardandolo bene Sono d'accordo con tutti quelli Che hanno detto che probabilmente c'era Perché Gianni torniamo un attimo sulle immagini Si vede l'estensione del braccio No ma c'è un momento in cui si vede che il difensore Eccolo sì. questo è il momento Di Gennaro sta davanti sì. Il difensore non lo può momento, mai prendere sì. No ma non può mai prendere il pallone Il pallone Esatto. No? Ah il il pallone, pallone. Sì, sì. ti riferivi sì, al pallone, proprio, quindi si disinteressa sì, completamente sì. del pallone, quindi probabilmente avevamo visto male in diretta sì. perché questo probabilmente cioè. era un rigore da dare. Allora abbiamo anche la pagella del Campobasso, sì, basso Sì la pagella del Campobasso, pagella. La pagella in collaborazione con... Lufield, ristorante e pizzeria con forno a legna Ampia sala climatizzata adatta per cerimonie Presso il centro sportivo M2 GM Car. Oltre a marchi prestigiosi come Porsche e Ferrari, anche vetture di piccolo e medio taglio come Fiat, Volkswagen, Mercedes e Audi. GM Car. Vi aspetta nella sede di Contrada Selva a Campo di Pietra. GM Car. Telefono 0874 44 30 98 Area di servizio mascione. Bar, Breakpoint, sala slot. Servizio pagamenti bolletti online. A Campo Basso. No, però se l'arbitro conti 6 di Gioacchino, 5 Fusaro, 5 e mezzo Marinucci, 6 Bosco, 6 e mezzo Minadeo 6 Nicolai, 7 Pani, 6 e mezzo Lazzarini, 5 e mezzo Todino, 5 e mezzo Di Gennaro, 7 ed è entrato Cianci con 6, Fazio, 6 e Miani, 7 Antonello. Ti ci ritrovi più o meno con questi voti? Magari qualche mezzo voto in più di Giacchino. Forse Avrebbe io l'ho visto, visto un po' male. Eh. Come per esempio, ho visto molto bene Bosco al centro della difesa sì, sì, perché sì. credo che avesse giocato, mi diceva Gianni, una partita fuori casa esterno. Sì, ha giocato a San Benedetto, sì, ha iniziato esterno, poi ha giocato anche una parte della partita centrale e poi è ripassato esterno a Terzino. Insomma. È andato molto meglio da centrale, vero Già? Sì, sì, lui lo ha detto, ha detto che comunque si adegua alle indicazioni del mister Farina. Eh, volevo chiedere una cosa a Antonello, ha detto Farina in conferenza stampa sul mercato, ha detto ci sono dei giocatori che a me non servono più. Eh, però non vogliono andare via, insomma, questa è una specie di querel che si è creata all'interno del, della società dello spogliatoio, non so se tu ci puoi dare delle altre delucidazioni, nel senso ci sono dei giocatori eh, in surplus che però non vogliono andare via e Farina ha voluto denunciare pubblicamente questo fatto. No, vabbè, queste sono più diciamo, questioni eh, tra diciamo, societarie e del Mister, insomma. È Chiaro che forse c'è qualche giocatore in, in sovrannumero, però ripeto queste sono questioni che stabilirà la società in queste, in queste 48 ore. Va bene, grazie. Che, cioè io eh, lo sto sentendo adesso. Sì, Gianni, io ho, ho sentito una risale... conferenza che stava facendo con i colleghi della carta stampata, sì. nel senso che eh, ci sono dei giocatori che attualmente. Eh, sono in sovrannumero come dicevi tu quindi è una cosa che non mi invento perché l'ha detta Farina poi ha detto anche un po' in maniera ma eh, ridondante ma io non che significa non vogliono andarsene cioè siamo tra i dilettanti o no? cioè non te lo do più il rimborso spese a rivederci o no? no no adesso sono cambiate un po' le cose è chiaro che eh, prima magari eh, la società poteva metterti in lista di svincolo adesso comunque eh, ci vuole sempre l'assenso del, del giocatore da un giocatore questo ah beh, sì. lo metti fuori rosa e si va a allenare alle 7 di mattina insomma no cioè, i, i metodi ci stanno da parte della società se vuoi che no Antonello questo si può fare sì, sì, sì. ti metto a disposizione un allenatore, un allenatore alle sembra... 7 di mattina se ci vai sì, e sì. ti vai a allenare ti metto fuori rosa e voglio dire vedere, poi eh, voglio vedere se te ne vai insomma tutto si può fare l'importante è che secondo me la società prenda evidentemente eh, coscienza di questa cosa che ha detto Farina e, e venga anche incontro, credo, di interpretarlo in questo modo. Correggetemi se sbaglio. Sì, perché sì, questo un se... allenatore. Che io dice credo che sono troppi, io adesso, evidentemente adesso... ha difficoltà anche ad allenare. Vabbè, io adesso sì, parlo ancora da giocatore, è chiaro che, secondo me, se qualche giocatore ha poco spazio, no? anche nel suo interesse, credo che. Sia, sia giusto trovare spazio da qualche eh, cioè, altra cioè, parte. Ma stai qua a fare che cosa? A svernare sì. cioè, diventa, sì. diventa veramente un discorso. Eh, anche se bisogna poi. Adesso è cambiato tutto, insomma, per cui però insomma, se la società decide che certe, eh, certi giocatori in sovrannumero per evitare anche di mettere in difficoltà i tecnici, alla fine, perché credo che voi eh, avete delle difficoltà, Farina ha delle difficoltà ad allenare. Quanti ne, quanti ne sono? 33, 31, 34? 30. No, 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 no. no. No, no, siamo, siamo di meno, siamo di meno. Anche perché adesso... La Trentina, quanti si? Io non lo so, non ci vengo mai. No, dire siamo veramente. 25 giocatori più due porti 27. 27, 27. La scendere a 22, 23. Eh sì, eh sì. Eh, questo. è Ah beh, Ma anche eh, perché poi eventuali movimenti in entrata sono condizionati da altri in uscita, chiaro, però, sì. anche per motivi sì, proprio di sì, bilancio. Sì, sì, di bilancio sì. Va bene, continuiamo a ricevere eh, elogi, vero Annalisa? Oggi sì, uno è arrivato anche da Valentina e Italo. Di Roma, eh, di Roma sì. sì. Quindi ci stanno, ci stanno seguendo da anche da Roma. Ci salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo da Roma. Discorso molto, molto complesso, mentre c'è il raddoppio Salice, della Fiorentina con Savic a inizio scusate, scusate. del secondo tempo, colpo di testa e 0 a 2. Eh, dicevo Giuseppe Perra, tu l'hai vista la partita, tu ci vai a vedere le partite del Campobasso, quando vuoi? Quando posso sì, quando eh. posso, sì. questo è un periodo che potrei andarci, però sinceramente detto, oggi non sono andato oggi non ci sono, Però che eh, ne pensi di questa, di questa cosa che stiamo parlando, generale? Eh, che ne penso? Sinceramente... Mh, eh, cioè, se non trovi spazio, crisi, ha ragione Antonella, no, io crisi, parlo anche da ragazza I ragazzi stanno attaccati a quei rimborsi, io la vedo così, eh, essendoci sta grisa che morde, allora invece andare a zonzo, in giro, dicono, beh, cercano di non andare via. Vabbè. Però eh, il mercato è questo, come si diceva anche per una questione di bilancio, se ci sono delle uscite devono essere delle entrate. Certo, quindi certo. i ragazzi se ne devono fare ragione. Però Franco, eh, cioè... Eh... Se non giochi cioè, Ma è che ti via. prendi altri quattro eh, sì. mesi di rimborso. Io vedo giustissimo il discorso di Andromore. Ma poi stai no? fermo? Poi io no. parlo da calciatore. Certo. No, anche in virtù dell'anno prossimo. Eh, no? Cioè, cioè, no, che, certo. che stai a fare? Se, se l'allenatore non ti vede, magari. Stai va... fermo per, per un anno e poi dopo l'anno prossimo che fai? Che fai? Cioè? cioè, io non, non lo so, francamente. Va bene, allora. Per qua, anzi, va male, però insomma, diciamo che va bene. Per quanto riguarda invece Annalisa, abbiamo una pagella perché la gioventù dà una. Sì, ha, ha giocato vinto, contro il Nuovo e ha vinto, casa, per 1 a 1 a 0, 0. vinto 1 0 E quindi abbiamo la pagella della Gioventù Dauna. La pagella in collaborazione con. Centro Benessere Body Evolution. A Ferrazzano, presso il centro commerciale Arcobaleno. Info 0874-97610. Prenota il tuo check-up gratuito. Laser diodo per dire addio ai peli superflui. Di Candia 6, di Pinzo 6,5, Schirone 7, Pasquariello 6, Ciccarelli 6,5, Telere 7, Fiorino 6,5, Caldarola 7, Dragos 6, Loseto 6, Longo 6,5 ed è entrato Pugliese Copir... compierchio. compierchio con 6 e Tusiano senza voto. Ecco ma come stanno le cose Antonello secondo te? In che senso, per quanto un eventuale, tutto sommato, mettiamolo un attimo la classifica. Mi riferisco alla nostra regia. Eh, tutto sommato, sono sei, sei punti di distacco dalla prima posizione. Sì, io credo che, infatti, secondo me, non Eccola dico, qua, vedi, non dico che siamo andati. 35 andando... centinaiovesi, 33 prendiamo se... la vetta per, essere, per sì. guardare lontano. Insomma. Io credo che all'inizio del campionato, sinceramente, non tutti si aspettavano questa posizione di classifica. Inutile è inutile negarlo. Eh, ci siamo arrivati un po' con difficoltà, un po' con, con merito, però credo che fino adesso abbiamo raggiunto comunque un ottimo obiettivo. Eh, fermo restando che adesso noi... No, dico tu onestamente, tu sei sì. un ragazzo, io a te ti conosco da, da una vita, lo sai quanto ti voglio bene e quanto ti stimo, sì, perché sì. voglio dire il bene è venuto dopo, è partito, siamo partiti dalla stima perché sei stato sempre un professionista inappuntabile ti ringrazio sì. inappuntabile no te lo dico perché lo penso sì. eh, secondo te c'è possibilità con la situazione attuale di guardare un tantino più in alto mettiamola così ma guarda io penso che ehm, sicuramente la maceratese e la san forse hanno qualcosina in più eh, forse anche la civitanovese anche se la vedremo domenica eh, rispetto a noi come, come organico fermo nel che noi abbiamo giocatori importanti per la categoria eh eh, forse loro hanno qualcosina in più dal punto di vista numerico se riusciamo a piazzare forse qualche colpo da, in questi giorni però io credo che adesso la squadra eh, se acquista un, un tantino di autostima possa comunque Quindi fare così com'è secondo te non, e non, non si può guardare un tantino ma più puntare, puntare al primo posto secondo me è, mm, è, è, troppo, ambizioso. è, troppo, è troppo ambizioso anche perché magari mm. puoi creare aspettative che poi eh, ma ti ho chiesto un parere: assolutamente sì, puoi creare aspettative cioè. che poi possono fare solamente male, eh, soprattutto alla, alla piazza. Io credo, credo che fermo restando che se ci troviamo in quella, in quella posizione in classifica, negli Franco, secondo te sì. è proprio un parere da allenatore? Ma io penso che il campo basso con due o tre ritocchi potrebbe tranquillamente arrivare, però comunque classifica. con i ritocchi, secondo eh, te. Sì, sì, sicuramente. Così come sì. secondo te non. Ma no, se ha un po' di fortuna può anche darsi, però è chiaro che qualche ritocco sicuramente potrà arrivare alla vetta. Però è chiaro che dipende dalla società e dai soldi che vogliono investire quest'anno. Peppe, secondo te? Io mi associo a quello che ha detto l'amico Franco, perché qualche ritocco ci vuole sicuramente, perché più di qualche partita si, si è pareggiata diciamo, in extremis. Però sono pienamente d'accordo, per me la vetta sarebbe il massimo per questa squadra, però secondo me i ritocchi ci vogliono. Va bene, ci fermiamo, analista. Sì, ci fermiamo un per un'altra breve pubblicità, puntata numero 1001, torniamo tra pochissimo con voi. Domenica Sport, in collaborazione con Damico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita Civitanova del Sannio. M2 Christmas Card, 2, 3 o 4 giorni a settimana fino al 31 luglio 2015 a partire da 199 euro. Offerta valida fino al 31 dicembre. La garanzia di un sorriso? Ve la dà lo studio dentistico del dottor Santo Garocchio. Igiene orale preventiva e interventi di chirurgia dentale con moderne apparecchiature. Implantologia, chirurgia computer guidata, odontoiatria estetica infantile, analisi salute denti e gengive. A Campobasso, in via Corso Vittorio Emanuele 41. Info 0874 41 62. Autoricambi Viscovo vince in risparmio. Batterie Arexons X-Power a partire da 44 euro. Viscovo vince nello sport. Sponsor ufficiale Globo Basket Tisernia. Design, stile e comfort nel nuovo showroom di Damico Arreda, sulla superstrada trignina Isernia San Salvo, uscita Civitanova del Sannio. Gioca Gio, progettazione e realizzazione impianti sportivi, illuminazione pubblica, arredi urbani. Gioca Gio, a Campobasso, info 0874 48 40 77 335 13 69 756. Acqua Molisia, schietta come le sue montagne. Il cuore di mamma sceglie Molisia. Buona per i bambini, eccellente per tutti. Molisia, l'acqua del cuore. Oltre 60 anni tra innovazione e tradizione. Caffè Camardo. Le origini per noi sono importanti. Caffè Camardo. Sin dalla pianta il chicco diventa protagonista assoluto. Caffè Camardo. Al passo con i tempi, nel rispetto della natura. Domenica Sport, in collaborazione con. D'amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. M2 Christmas, una spa per due persone a 25 euro. Regala un percorso benessere, offerta valida fino al 31 dicembre. Domenica Sport. Allora, sempre in diretta per la puntata numero 1001 insieme alla nostra Annalisa Ciarlante che è stata insieme a noi anche nella serata di giovedì al Coriolis, adesso abbiamo il servizio della Cliternina, Cliternina che ha perso in casa contro lo Sporting Matese, è vero Annalisa? Sì, direttore, ha perso per 0 a 4 e abbiamo la pagella 0 a della Cliternina. 5 ha perso. 0 a 5 e abbiamo la pagella della Cliternina. No, abbiamo il servizio. Ah, eh vabbè, direttore. Però abbiamo il servizio. Mandiamo il non servizio. Farei tanto il servizio. Passa con un sonoro 5-0 il Treppini Sporting Matese sul rettangolo di Madonna Grande della Criternina. La formazione di casa scende in campo con il cuore affranto per la, scom la scomparsa di Luigi Norante, ex giocatore e capitano della Criternina. C'è il fischio di Antonio De Lucia della sezione di Sernia. Le due squadre in campo si fermano per onorare la memoria di questo ragazzo tragicamente scomparso nella mattinata di ieri in un incidente stradale. Tutti d'accordo? E pronti via neanche un giro di lancette. Dopo il minuto, che sull'affondo sull'out da parte di Ferrande, pallone in mezzo. Arriva in corsa con il piattone barone che scarica in rete il vantaggio della formazione campana, shock per i basso Morisani che subiscono il contraccolpo immediato. Due minuti più tardi ci prova subito per il raddoppio Ricci che entra in una difesa di Burro e in diagonale. fa secco con il sinistro Melfi per il gol del 2 0 su Passati soltanto 5 minuti e la formazione campana è già in vantaggio per 2-0 contro la Criternina che prova subito a riorganizzarsi. Tredicesimo Gabrieli ha lo spazio giusto, prova la conclusione, però eh, palla completamente alle ortiche, abbondantemente alta sulla traversa. Inutile dirlo, e la squadra Campana sicuramente un passo in più rispetto ai Basso Molisani. Qui l'ex di Matteo, attaccante del Cesena e del Pescara in serie B, sull'uscita di Melfi, che riesce in qualche modo a bloccargli praticamente la conclusione. Ancora, ancora con pagine. Ancora compagine ospite con questo tentativo di Di Matteo che prova la conclusione in corsa. Melfi in due tempi gli va a negare la gioia del gol. Criterina che prova a riorganizzarsi. Menco su calcio di punizione, pallone che arriva in area di rigore, mm, prova la staffilata in corsa. Gabrielli con la punta del piede. Santo Massimo va a deviare il pallone in calcio d'angolo. Con le immagini montate da Alessandro Ardella. Siamo nella ripresa. La Criterina vuole rimettersi in carreggiata. Alza la testa la squadra di Anzivino, però deve. Deve subire il contraccolpo della squadra eh, Campana. Qui la conclusione di, di Matteo che si stampa incredibilmente sulla traversa e torna sul rettangolo di gioco. Eh, ancora la formazione ospite con uno scatenato di Matteo che vola a tutti i costi il gol. Prova la conclusione Melfi con la punta delle dita Delle dita gli va a negliare la gioia. Deviando la sfera in calcio d'angolo. Il terzo gol nell'aria arriva puntuale al minuto numero 13 sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il piattone in corsa da parte di eh, Savoia con la sfera che. Torna, che termina nell'angolino più lontano della porta difesa da Murphy. 3-0. E tutti a casa, nulla da fare per la compagine della Criternina con un Riella in più nella parte finale del confronto per cercare di dare qualche emozione in più ai propri compagni. Qui ci prova Gabrielli. La sua conclusione in corsa con il sinistro. Con la palla che termina abbondantemente alta sulla traversa. Ancora. Uh, Treppini Sporting Matese Di Matteo entra in area di rigore in scivolata l'esordiente, classe 98 di Marco. Lo va a fermare è falloso l'intervento per il direttore di gara, il signor Antonio De Lucia, della sezione di Sernia. E arriva uh, il quarto gol per la compagine di casa, criternina che vuole il gol, quello quantomeno della bandiera, l'esordiente Cannito con il destro in corsa. Palo che termina. Palla che termina sull'esterno del palo e si spegne sul fondo. Finale tutto per il Treppini Sporting Matese con questo pallone messo in mezzo dal rientrante napolitano e poi la conclusione per il gol vincente, eh, la conclusione in corsa con la staffilata da parte di Sant'Angelo per il definitivo 5-0. Vince il Treppini Sporting Matese che spugna meritatamente il Madonna Grande della Criternina. Allora, 1 a 2 il risultato della partita tra Cesena e Fiorentina. Davvero una papera colossale da parte del portiere della Fiorentina. Neto, che si è fatto sfilare il pallone sotto il piede su un retropassaggio. Il direttore gli ha sfilato sotto il naso il pugnale. Ah, perché qua... Che è meglio. <ride> Cambiamo pagina e vediamo la pagella della criternina. Vediamo la pagella della criternina. Non si preoccupi, direttore. Adesso recupera la Fiorentina. La pagella in collaborazione con Nuova Cliternia. Meta di pellegrinaggio all'antico santuario della Madonna Grande. Produzione ortofrutticola e vinicola, con vini locali nel mercato mondiale. Masserie e agri villaggi per relax nella natura. Melfi 6, De Marco 5,5, La Fratta 6, Menco 5, Longo 6, Marinucci 6, Acciaro 6, Schiena 6, Ferrari 5, Grazia Plena 5,5, Gabrielli 5,5, Ed è entrato D'Alessandro con 5, Riella 6 e Cannito senza voto. Pino Somma, vogliamo fare qualche domanda al nostro ospite della Cliternina, Stefano Marinucci? Sì, è qui con noi Stefano Marinucci, gladiatore di questa criternina. Una squadra che oggi ha subito le ire del Treppini Sporting Matese, che arrivava da quattro sconfitte consecutive. Avete buttato il cuore oltre l'ostacolo, però quei due gol iniziali sono stati quelli che praticamente vi hanno tagliato le gambe. Eh, sì, diciamo che partire sul 0-2 dopo pochi minuti. Non... Noi ci abbiamo messo nel nostro partita che, dire, partita che è finita 5-0, quindi comunque non è che possiamo fare tante chiacchiere. Dobbiamo. Avete provato poi a riprendere la partita? Avete giocato anche discretamente, però poi quel terzo gol è stato omicidiare, terribile. Vai. Noi il problema di fondo è il fatto che comunque siamo una squadra molto, molto giovane, quindi inesperta ogni qualvolta che comunque si crea un'occasione contro di noi ci puniscono, quindi eh, dobbiamo, dobbiamo migliorare su questo. Oggi hanno esordito due classe 98, mm, cerchiamo di valorizzare le nostre risorse, però comunque dobbiamo fare un mea culpa. Senti, ci vuole qualche giocatore nuovo, siamo in clima di mercato di riparazione, c'è bisogno assolutamente di rinforzare questa rosa, anche perché più di qualche giocatore è andato via, tra l'altro Gabrielli è, è pronto per lasciare la vostra squadra, quindi eh, c'è bisogno di rinforzare la rosa perché siete, a parte che siete ridotti, ma comunque ci vuole qualcosa in più. Vabbè, ah sicuramente una piazza come il Ternia non può fare follie economiche, già l'ho detto in altre circostanze. Si cercherà di fare il possibile, eh, ovviamente, aspettiamo che la società lavori in questo momento. In questo... In questa situazione, diciamo così. Senti, la gente vi sta molto vicino, tra l'altro, ogni domenica l'incitamento da parte dei tifosi eh, del Rione di Nuova Cliternia. Lo ricordiamo che è una frazione abbastanza grande, tra l'altro, di Campomarino non manca mai come incitamento, come sostegno, soprattutto morale. È eh, un segnale di una squadra tutta fatta in casa, soprattutto con eh, giovani locali. La Beh Diciamo che Nuova Cliternia è un paese di mille anime, ci conosciamo tutti quanti. Non è una piazza ambiziosa, però comunque eh, questo non significa che comunque è una giustifica questa. Eh, sì, ci seguono e ci supportano, anche sopportano diciamo così. Cerchiamo di dare il, il massimo ogni domenica, speriamo che comunque riusciamo a ottenere insieme l'obiettivo che ci eravamo prefissati. Facciamo una battuta finale, l'anno scorso facciamo un passo indietro di un anno, l'anno scorso Alberta classe 97, La Torre classe 97. Alberta è approdato questa settimana al Chieti in serie D e La Torre è approdato al Giuliano in serie D. Credo che tra l'altro oggi ha anche giocato è un segnale di una società, la Criteria, che ha lavorato sui giovani e alla fine ha tirato fuori questi due ragazzi che adesso sono approdati in serie D in questa settimana. Beh, questo è un motivo di soddisfazione per tutti perché, comunque, sono due ragazzi che hanno giocato con la maglia biancorossa. Paolo ha fatto due anni, Alberta eh, ne, ha fatti, ne ha fatti uno. Comunque, sono due, due ragazzi molto interessanti e sono molto contento per loro. E mi auguro che, comunque, la loro, il, il loro futuro calcistico non, non finisca nel breve. Va bene. Allora, adesso abbiamo anche un episodio, però, vedo passare dei messaggi eh, rispetto a quello che stavamo dicendo prima della reazione di Farina saranno anche pseudotifosi, quelli che insultano tutto quello che volete, però insomma in campo ci vanno i professionisti e i professionisti non si mettono a polemizzare con il pubblico, sia che sia pubblico, sia che sia pseudopubblico, questa è la regola, non c'è giustificazione. Andiamo a vedere questo episodio. Allora. Della cliternina Sì, calcio di rigore assegnato al Treppini Sporting Matese. Andiamo a vedere la dinamica dei fatti. C'è cioè praticamente vedete Di Matteo attaccante in maglia verde che fa sportellate. Siamo al limite dell'area di rigore, rientra sul sinistro. Poi c'è questo intervento. Eccolo, vediamo al rallentatore da parte del difensore della cliternina Di Marco che eh, praticamente provoca. Uh, fa saltare il giocatore con la maglia verde si muove il pallone ecco questo lo possiamo dire perché si vede e il direttore di gara il signor De Lucia della sezione di Serni è indotto a segnalare il calcio di rigore che poi provocherà il 4 0 in favore degli ospiti questo è il fallo o presunto tale lo diranno gli ospiti che ha provocato il calcio di rigore Antonello mi sembra che non, non ci sia il rigore, anche se un difensore che va in scivolata è sempre pericoloso. Però credo che vada sul pallone, anche se ripeto da qua non è che riesco a vedere bene. No, bello. però il pallone viene avanti, ha ragione sì, sì. Gianni. Eh. Sì, perciò sì, sì, vada evidente. sul pallone. Sì, sì, eh, credo che non sia calcio di rigore. Uh, Giuseppe Erra? Per me sì, è calcio di rigore. Per te è calcio di rigore. Franco? Io non avrei dato questo rigore. Tu questo non no. l'avresti dato. Andiamo a Isernia con, eccola qui, la solita situazione. Eh, molto bella con sei situazioni sceniche stesso, eh, nello stesso monitor allora eh, dunque Michele Renzi calcio di rigore? Eh, secondo me no secondo te no le chiediamo anche a Simone Scalia manco secondo me è rigore nemmeno secondo Scalia Maria Antonietta Tortola Neanche io l'avrei dato. Andiamo allora a sentire il eh, dunque, giocatore Marinucci, proprio della cliternina. Stefano. Io stavo a due metri. Quindi, comunque, posso, posso testimoniare il fatto che non era rigore. Diciamo che è saltato un po' prima di Matteo e la palla era presa in maniera netta. Poi stavamo 3-0, quindi là c'è pure un po' di buonsenso. Comunque, vabbè, dettagli. Sì, però Stefano, la cosa principale è che mi pare che il pallone viene avanti, no? Quindi alla fine ha preso completamente il pallone il tuo compagno di squadra. No, ma la. La palla è stata presa in maniera eh, pulita, cioè questo è sicuro. Ripeto, stava a due metri. Va bene, andiamo, anche l'arbitro era vicino, ma insomma ha visto male, secondo me. Eh, Pino Somma. Anch'io non l'avrei dato, forse avrà pulito l'entrata in scivolata del giovanissimo, classe 98. Vabbè, se prendi il pallone che vuoi punire, Annalisa? Ma direttore, forse più sì che no, forse l'avrei data per l'entrata in scivolata. come Io ti dico una cosa: io tutta la vita no. Gianni, anche il Ruento, però regolare. No, ma se prendi il pallone tutta la vita no. Cioè, non esiste il fatto che sono entrato duro alla fine. C'è cioè, stato un episodio, Gianni, se ti ricordi, domenica scorsa, proprio credo che non so se era la partita del Campobasso, non Adagnone. mi ricordo, L'Agnone sì. che è uscito col pallone tra i piedi. L'arbitro ha detto: C'è cioè, il pallone, che cosa vuoi? Non c'è assolutamente calcio, calcio di rigore. Allora, andiamo a vedere un altro servizio del campionato di eccellenza il Fornelli, vero Annalisa? Sì, direttore, il Fornelli che ha giocato contro la Santeliana partita terminata per 0-1 e qui abbiamo il servizio del nostro inviato Alessandro Correra La Santeliana espugna il comunale di Fornelli e si aggiudica lo scontro diretto valido per la quattordicesima giornata nel campionato di eccellenza con un gol che arriva all'86esimo minuto passiamo però alla cronaca del match con gli uomini di Mister Sena che cominciano subito forte. Dal terzo minuto, Caliano recupera un pallone a centrocampo. Arriva sulla tre quarti. Fa partire il sinistro. Si distende di Stasi in calcio d'angolo. Al quattordicesimo prova la risposta la Sant'Eliana. Scambio al limite tra cordone e Totaro. Con il numero 8 che prova il sinistro. Giuliano devia in calcio d'angolo. Palla che scheggia anche la traversa. Al ventunesimo ancora ospiti. Cordone lancia gala sulla sinistra. Che crossa in area Pini, libera sui piedi di Totaro. Gran botta che però trova Giuliano pronto a deviare ancora una volta in corner. Ventitreesimo ci padrone padroni di casa da calcio di punizione. De Clemente il sinistro sbuca dalla barriera di Stasi, si salva con i piedi. Con le immagini montate da Daniele Ricciuto, passiamo alla ripresa dove per vedere il primo tiro verso lo specchio di una delle due porte dobbiamo aspettare il sedicesimo minuto. Cross dalla destra di Granieri. Zaccaro tenta la sforbiciata, palla altissima sulla traversa. Bello il gesto tecnico, un po' meno la conclusione. Al ventunesimo ci prova la Santeliana. Il tiro di Tizzani, Paduano prova ad arrivare, ma non ci riesce per pochi millimetri. Al trentasettesimo De Clemente si libera al tiro dalla tre quarti, prova la gran botta. Di Stasi si distende e mette in calcio d'angolo. Al trentottesimo altra occasione per la Santeliana, palla lunga per Totaro che in area di rigore prova la conclusione ma è bravissimo Giuliano in uscita a dire di no al centrocampista della Santeliana ma passano solo due minuti ed arriva il gol che decide il match. Una palla recuperata a centrocampo dalla Santeliana, Totaro serve lo scatto di grosso sulla destra che entra in area di rigore, supera Giuliano e realizza il gol decisivo. Dopo 4 minuti di recupero, Cicchini di Termoli dice che la partita può concludersi. Fornelli 0-Sant'Eliana 1. Fornelli che deve solo riuscire a trovare il gol un po' prima, visto che tante le, le occasioni create dalla squadra di Mister Sena non sono state portate a termine. E domenica prossima in trasferta si sarà un altro scontro per, uh, diretto per la salvezza, quello di Roseto. Per la Santeliana punti d'oro, ora quota 9 in classifica e domenica prossima ci sarà la sfida casalinga contro la seconda della classifica e cioè l'Isernia Football Club. Va bene, questo è il servizio, qui abbiamo la pagella del Fornelli. Annalisa. Sì, pagella. La pagella in collaborazione con... Vittorio Jonata. Lavori di tinteggiatura, cartongesso. Lavorazioni per attività commerciali. Bar, ristoranti, fornelli. Info 347 5202 867. Giuliano 7, De Vito 6, Marsiglia 6 e mezzo, Farrocco 5 e mezzo, Pirone 6, Pini 6, Zaccaro 6, Gallo 6 e mezzo, Cagliano 5, De Clemente 6 e mezzo, Petrone 6 ed entrato Granieri con 5, Ciarlante senza voto. Allora salutiamo nello studio di Isernia l'ospite, vero Maria Antonietta, Simone Scalia dell'Isernia? Sì, esatto, Simone ci saluta e c'è il presidente di Risernia Domenico Scarselli che vuole fare gli auguri non solo per la millesima puntata eh, di Telemolise ma anche gli auguri di Buon Natale. Quindi intanto noi salutiamo Simone e gli facciamo il nostro in bocca al lupo naturalmente per uh, questa nuova avventura con uh, la maglia bianco celeste augurandoti il meglio. Va bene, grazie allora. mille della serata. Vi auguro un buon proseguimento e buon Natale a tutti voi. Grazie, grazie anche a te, naturalmente, e alla tua famiglia. Adesso abbiamo il servizio sulla partita che il Pietra Montecorvino di Pietro Maiellaro ha vinto fuori casa sul terreno di gioco del Castel Mauro 4-0. Pietra Montecorvino, che a questo punto è veramente candidato alla eh, vittoria del campionato perché, insomma, ha vinto due partite fuori casa, entrambe. Molto difficile Spinete e Castelmauro, ma vediamo il servizio. Pietramonte Corvino forza 4 a Castelmauro che la consacra nuova capolista solitaria del campionato di Promozione. I ragazzi di Maiellaro si mostrano subito corsi aggressivi, anche se al terzo rischiano sull'impallo di Coppola che però termina fuori. La gara vive di sussulti solo da Calcio Piazzato. Al diciassettesimo è Marsilo che ci prova dalla distanza, ma Perna risponde presente. Poi tocca a Damure per i rossoneri, ma la palla termina alta. Al ventiduesimo ancora Marsilo sul pallone, ma Perna combe una straparata per togliere il pallone dall'angolino. Il gol non può che arrivare da Calcio Piazzato. Ed è il Pietro ad approfittarne con il colpo di testa preciso di Bonvino su corner al minuto 29 per l'1-0. Il Castelmauro accusa il colpo e stende a reagire, e anzi sono i rossoneri ad andare vicino al raddoppio: prima con il tiro cross di Alberto Marino parato dall'abbate al 38 e poi con D'Amore a fine primo tempo il cui tentativo è ancora stoppato dall'abbate. Nella ripresa il Castelmauro prova a scuotersi, ma la conclusione di coppola dopo appena un minuto è preda di perna. Sulla ripartenza successiva è Damura ad andare vicino al gol ma l'Abbate è attento e sull'ennesimo cambio di fronte al quindicesimo il Pietra raddoppia. Cross di Papa dalla sinistra e testa di Alberto Marino per il 2-0 Rosso Nero. Al diciassettesimo Damur cade in aria e chiede il penalty ma l'arbitro Vasile di Senna lo ammonisce per simulazione. Lo stesso Damur si rifà un minuto dopo quando segna su questo rimpallo nell'area piccola 3-0 e partita in ghiaccio per i rossoneri. Il Castel Mauro ormai è al tappeto cerca la rete della bandiera. Al 32esimo la punizione di Marsilo non trova la deviazione giusta per infilarsi in rete. Al 36esimo il nuovo è entrato Ferro per il Pietra a cercare il gol da cineteca, ma la sua sforbiciata volante si infrange sul palo. Nel recupero il Pietra trova anche il Poker con D'amore che supera l'Abate in uscita con questo lob e firma anche la sua doppietta personale. 4-0 e Pietra in fuga solitaria in classifica con il Castelmaur, che nulla ha potuto contro lo Strapotere rossonero e deve rimboccarsi le maniche per allontanarsi dalla zona playout. Allora, qui innanzitutto abbiamo la pagella del Castel Mauro, vero Analisi? Sì, Annalisa? grazie ad Antonio Di Monaco per il servizio e vediamo subito la pagella. La pagella in collaborazione con. Bar della Posta, aperitivi con stuzzicheria, colazione con pasticceria, a Termoli in via Mario Milano. Labate Bate 5 e mezzo, D'Angelo 6, Notaro 6, Marsilio 6, Palazzo 5 e mezzo, Dionisio 5 e mezzo, Mitri 5, eh, Di Nuscio, 6, Dionisio eh, Giandomenico 5 e mezzo, Coppola 6, Luciano 5 ed entrato Panniciari senza avuto antenucci e Trollio con 5. E poi Gianni abbiamo un episodio di questa sì. partita relativo Amor. Al diciassettesimo del secondo tempo, quando c'è l'attaccante del Pietramonte Corvino d'Amore, che ha fatto anche una doppietta in questa partita, che se ne va in area di rigore, vedete, è defilato, mette il pallone a terra con il sinistro, se lo porta avanti. e In questo momento, anche se siamo un po' impallati dai giocatori in maglia verde del Castelmaro, c'è un contatto in area di rigore con il difensore Palazzo. Vedete il direttore di gara a corrente, eh, comanda un calcio di punizione in favore del Castelmaro, in area di rigore perché c'è, secondo il direttore di gara, la simulazione del giocatore pugliese. Quindi non solo rigore, ma si, non solo non c'è fallo eh, del, eh, del Castel Mauro, bensì si tratta di simulazione di D'Amore. Allora, Antonello Corradino? Forse sì, forse c'è. Forse sì, il rigore? Sì. o Forse sì, la simulazione. Forse credo che un piccolo contatto ci sia. Quindi ci poteva stare, tu l'avresti dato? Giuseppe Erra? Sono d'accordo con l'arbitro perché era ben posizionato, ha visto tutto, ha visto bene. Eh, Franco Io pure sono d'accordo con l'arbitro, non ce l'ho l'avresti dato? No, assolutamente. assolutamente. Andiamo a Termoli con eh, Stefano eh, dunque Marinucci. Stefano? Secondo me è il rigore perché comunque la gamba è distesa quindi non ha, non ha fatto in tempo a, a levarla. Quindi secondo me è il rigore. Eh, Pino Somma? Ma io sono un po' in dubbio, però no, sinceramente non l'avrei dato. Non l'avresti dato. Andiamo a Isernia, con, dove saluto naturalmente il mio amico eh, Scarzelli. Buonasera, ti chiedo subito se questo è il rigore. Buonasera, direttore. Buonasera. Secondo me il rigore, sì. Secondo te il rigore? Secondo te il rigore? Eh? Sì. sì. Andiamo con Michele Michele Renzi. Con... Michele Renzi. Eh, le immagini non sono chiarissime, però il direttore di gara era posizionato bene, secondo me non era rigore. Non era rigore. Intanto, terzo gol della Fiorentina con Gonzalo Rodriguez, che appunto ha messo a segno il terzo gol, Cesena 1-Fiorentina 3. Eh, dunque, Maria Antonietta Tortola. Io l'avrei dato. Tu l'avresti dato, eh, Annalisa? Io no, addirittura. Tu no, Gianni, tu allora qua bisogna, mh, bisogna vedere insomma ricordo che la decisione è stata simulazione se eh, io vedo una gamba probabilmente già piegata in partenza però vedo anche una gamba la gamba sinistra del giocatore in maglia verde probabilmente vuoi dare o non dare il rigore però da qui a dare la simulazione probabilmente mi sembra eccessivo si può anche non dare però non credo abbia simulato d'amore eh? Nemmeno guarda io sono perfettamente d'accordo con Gianni Bruno Antonello c'è cioè... È un messaggio firmato, perciò te lo chiedo, Antonio Iannacconi ti dice non difendere l'indifendibile. Ma io non mi sembra di aver difeso uh, l'indifendibile, ho detto che sicuramente... No, no te l'ho detto proprio perché è firmato il messaggio. Io ho detto che sicuramente è stato un gesto sbagliato e ho premesso che i tifosi hanno sempre ragione. Questa è la prima cosa che, che ho detto. E la reazione credo sia stata uh, nei confronti di uno o due tifosi che l'hanno bersagliato dai primi dieci minuti. Io solamente questo ho detto, ma è stata una reazione sbagliata, questo l'ho detto, penso di averlo detto. Prego. Sì, sì, penso, ma adesso quindi... abbiamo la registrazione, Siamo sì. le registrazioni. Ah. Va bene, allora andiamo a vedere un, altra, un, altra, uh, un altro servizio, un'altra squadra che finalmente ha vinto in casa, dobbiamo dire, perché io lo seguo molto bene il Gambatesa per motivi molto, molto noti e aveva sempre vinto fuori casa, ma non aveva vinto mai a Gambatesa. Ha sfatato questo tabù perché oggi pomeriggio, pensate, a 20 in casa 1 a 0. Vediamo il servizio. Al Venditti il match tra Gambatese e Roseto termina sul risultato di 1-0. I Biancoverdi tentano di invertire rotte e di cercare i primi tre punti in casa da inizio campionato. Il Roseto Fanalino di Cota si difende e prova a mettere i bastoni tra le ruote ai padroni di casa ma senza riuscirci. A dirigere l'incontro il signor Romei di Sernia. Il Gambatese prova a venire avanti subito al quarto con Federico Di Lallo che sulla fascia riceve e serve Bianco, ma conclusione che va di poco al lato. Al 17 i ragazzi di Totaro. Ci riprovano con un cross di conte al centro per Di Virgilio e colpo di testa bloccato da Peluso. È sempre il gamba tesa al 22 a venire avanti con Bianco che riceve palle da posizione defilata. Prova la conclusione che in qualche modo Peluso para difendendo la propria porta. Il gol tanto atteso finalmente arriva con un roseto fin qui non pervenuto. Al 35 con un cross dalla destra di Florio al centro per Bianco che va a realizzare l'1-0 bianco verde. L'entusiasmo del vantaggio non fa perdere la concentrazione di Primo parziale di gioco termina sul vantaggio del Gambatesa. Nella ripresa lo scenario non cambia con il biancoverdi sempre in attacco. Al decimo è Federico Di Lallo che riceve palla e subito il cross al centro per Di Virgilio, ma colpo di testa troppo debole e centrale bloccato da Peluso. Al dodicesimo il Roseto rischia un autogol con Casillo in fase d'attacco avversaria, ma fortunatamente il numero 5 che con tutti gli scongiuri del caso vede la palla fuori dalla rete. Unico vano tentativo del Roseto al quindicesimo con Scanzano che riceve palla, va fa' fuori l'uomo, si accentra e prova la conclusione di poco a lato. Al ventunesimo Polsella riceve e riesce a servire Bianco, il passaggio poi per il re in aria ma Peluso si oppone. Passano 4 minuti, ancora i padroni di casa in avanti con Del Re che riesce a servire Agnello, poi Polzella, la palla alla fine arriva Di Virgilio che però non inquadra lo specchio della porta. Al 39 ⁇ Federico Di Lallo palla al piede prova la conclusione dalla distanza che va di poco fuori. Allo scadere spiacevole episodio che vede il Gambatesa rimanere in 10 uomini, fallo di Palis su Genovese che forse preso dal timore di farsi male, ha uno scatto di nervi sull'avversario dalla ragione passa al torto procurandosi un rosso diretto. Termina così l'incontro, i primi tre punti in casa per il Gambatesa arrivano permettendo alla squadra di raggiungere i 21 punti in classifica male per il Roseto che resta ultimo in classifica a quota 4 E questo è il servizio Annalisa, hai visto questo passaggio? L'anno prossimo ci sarà l'anno prossimo ci sarà ancora Annalisa con me, ci sarai? Eh? Ma direttore... Ma che, che ne <ride> Non lo so, stiamo ancora l'anno prossimo quando? A gennaio ci sarai saremo. A gennaio sicuramente, no? sicuramente sì, saremo eh. ancora qui insieme in compagnia con il direttore. Ecco, ma no, io mi auguro che ci sarai anche per tutto l'anno. Sempre se le civette non prendono il sopravvento sì. perché tra un po' io e il direttore... Perché tra un po' ci dobbiamo andare. Se ce ne regalano un'altra decina. Vabbè, direttore, è stato cacciolentato anche non Te lo chiedo, te lo chiedo come si chiama, no? Non no. te lo chiedo. Te ne ricordi, penso, solo una o no? Gregorio Etta e poi non me ne ricordo più, direttore quindi va bene, va bene, non ti metti in difficoltà. Allora vediamo: abbiamo la pagella, eh sì, grazie a Rossella Manocchio per il servizio. e Passiamo alla pagella del Gamba Tesa. La pagella in collaborazione con Centro Estetica e Benessere Elena, luce pulsata per depilazione definitiva. Allarino. Info 0874 823086. Capobianco 6, Genovese 6,5, Florio 7, Di Lallo Federico 6,5, Conte 7, Di Lallo Luigi 6,5, Del Re 6,5, Morrone 7, Di Virgilio 7, Bianco 7, Pellegrino 6,5. E, e sono entrati Agnello e Polzella con 6,5 e, e Amorosa senza voto. Sta risalendo la classifica, piano piano, il Gambatista, Franco Longo. Eh, inizialmente il Gambatesa non è partito un granché bene, però è chiaro che eh, i valori che ha questa squadra sono, sono insomma, da, da medio alta classifica e poi c'è anche un allenatore che è veramente in gamba, a parte la società che è molto molto seria, io conosco il presidente Conte, una, a parte una bravissima persona, è una persona che veramente fa le cose per bene. Sono contento per, per il Gambatesa che di cui simpatizzo molto. Va bene, presidente dell'Isernia, Scarzelli, Allora eh, facci il punto della situazione. È passata la tempesta? Ma ce con me il direttore? Sì, volevo sapere: è passata la tempesta, dico? Eh, scusate, l'ho distratto, ho sì, sì, è passata, è passata la tempesta. Quindi insomma siete più che mai all'inseguimento della gioventù dauna. Sì, sì, sì. Il, eh, continuiamo il lavoro che ci eravamo programmati, anzi io credo che a questo punto possiamo pure sbilanciarci e credere veramente di provare a vincere il campionato. Quindi penso che nei prossimi giorni ci sarà pure qualche nuovo innesto. Quindi andiamo avanti. Quindi insomma, mi fa particolarmente piacere perché, sai, c'era stata una settimana veramente terribile in cui so che veramente tu sei stato l'ago della bilancia, hai fatto veramente molto e di questo ti dovrebbero essere veramente grati tutti quelli che ci tengono al calcio, calcio bianco-celeste. Perché probabilmente se non c'eri tu si sarebbe anche sfasciato insomma, la situazione. Ma oddio, direttore, io quello che dico, l'importante è fare e fare bene, poi le critiche o le, le, le cose positive, le cose negative, poi la gente parla, commenta, quindi noi facciamo, andiamo avanti se c'è qualcuno che apprezza questo sicuramente fa piacere, fa tanto piacere. Va bene, Annalisa, ci fermiamo ancora un paio di minuti. Sì, direttore, un'altra pausa pubblicitaria, ma ritorniamo tra pochissimo. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. M2 Christmas Card, 2, 3 o 4 giorni a settimana fino al 31 luglio 2015, a partire da 199 euro. Offerta valida fino al 31 dicembre. La Prefabbricati Tappino è la risposta giusta per qualsiasi esigenza di prodotti nel settore della prefabbricazione industriale, agricola, per civili abitazioni, box, villette, impiantistica sportiva. Prefabbricati Tappino. Preventivi e consulenza tecnica gratuiti in fase progettuale telefonando al numero 0874 46 1181. Prefabbricati Tappino. Zona Industriale Toro. Un'esperienza pluriennale. Al vostro servizio. La Fabian è tradizione al passo con i tempi. Al fianco di marchi storici come Paul Shark, Simplimen, Barberi, Faye, Saint-Rose, Hogan e Santoni sono state inserite aziende come Armani, Jacob Cohen, La Martina, Corneliani, Fred Perry, Siviglia, Gant, Moncler e Hackett. Dal 1961 Fabian firma le grandi firme. Fabian Campobasso. Pizzeria da Libero. A Busso. In via Manzoni. Pizzeria con forno a legna. Prenotazioni 0874-4472-16. Ferentino Club. Corsi di minibasket. Scuola calcio. Ginnastica ritmico sportiva. Mini volley. Ginnastica per adulti e terza età. Corsi di ballo. Zumba. Caraibici. Palazzetto dello sport Nuova Comunità Ferrazzano. Semi ha raccolto. Aurora SRL. Competenza, esperienza, innovazione in agricoltura. Aururi. Silvano Ciccarella. Lavorazione articoli rame, ottone, arte sacra, premiazioni, articoli promozionali. A Boiano. Info silvanoci.chiocciolatiscali.it Domenica Sport. In collaborazione con... D'Amico Arreda. Sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo. Uscita a Civitanova del Sannio. M2 Christmas, una spa per due persone a 25 euro. Regala un percorso benessere. Offerta valida fino al 31 dicembre. Domenica Sport. Eh, no, 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 no. Vabbè, torniamo in diretta. Stavamo dicendo, eh, l'analisa, durante sì, la pubblicità. Sì, che questi ospiti sono da 10 in con Tre persone tranquille, una puntata assolutamente tranquilla. Complimenti, perché difficilmente ci capita di avere tre persone. Eh, l'analisi. <ride> Però ha detto Antonello dice sarà Annalisa. No, perché altrimenti dovrebbe essere sempre così. Capito? Non è sempre sì. così. È che voi avete interpretato il vostro ruolo in maniera assolutamente proprio confacente a quelli che sono eh, i dettami di una, di una trasmissione televisiva. Complimenti a tutte e tre, devo dire. Perché sta la partita della Fiorentina. Ah. <ride> hanno no, tutti okay. paura. Di, che? Ah. di una sua reazione. Ma tu veramente l'hai L'ho preso io, paura. non vi preoccupate. Vabbè. Allora, al massimo okay. lo avrei tirato appresso al netto, insomma, <ride> se proprio lo dovevo tirare appresso a qualcuno, l'avrei tirato appresso al netto. Allora, andiamo avanti, abbiamo il servizio del Macchia di Sernia, sì. che è vero, ha pareggiato 2 a 2, Annalisa. Sì, contro lo Spinete, e qui abbiamo il servizio di Gennaro Bustelli. Termina 2-2 al Comunale di Capriati a Volturno la quattordicesima giornata del campionato di promozione che ha visto affrontare Macchia di Senna e Spineta. Due squadre che navigano nelle parti alte della classifica. 90 minuti bellissimi, pieni di emozioni e di occasioni clamorose, sia da una parte che dall'altra. Ma andiamo alla cronaca del match. Primi 20 minuti dove le due squadre si studiano a rompere il ghiaccio è succia il ventunesimo ma la sua conclusione non inquadra lo specchio della porta. Ma due giri di lancette dopo Diamente sbaglia l'appoggio a sedile, ne approfitta Pirolli e con un tiro preciso insacca l'1-0 Bianco Celeste. Al 35esimo sempre padrone di casa con il cross di Antinone, colpo di testa di Giordano e traversa beccata Al 37 un nuovo cross stavolta per lo Spinete, Pozzella per Manna che di testa manda solo centrale. Ma l'occasione più ghiotta dei Giallo Verdi è al 42esimo con Colalillo che si divora un gol pazzesco. E un minuto dopo viene anche annullato un gol allo Spinete. Punizione di Gianni Ruberto. Arriva a Diemente, che insacca ma segnalata a posizione di fuorigioco. Terminano così i primi 45 minuti di gioco. E con il montaggio di Giancarlo Bustelli passiamo alla ripresa. Decimo minuto e il Macchia si mangia le mani per la seconda traversa di giornata, quest'ultima presa da Del Riccio. Al venticinquesimo arriva però il pareggio ospite. Tedeschi spara da fuori e fa secco Simone Miele per il pareggio giallo-verde. Al 28 Castaldi offre un bel pallone a Giordano che insacca ma il gol viene annullato per fuorigioco. Al 30 arriva anche il vantaggio dello Spinete con il gran gol di Ciamarra. Al 45esimo è il macchia alla ricerca del pareggio, conclusione di Inno, ma Sedile mette in corner. Ma i ci credono fino alla fine, nel finale Del Riccio trova il gol che fa esplodere il comunale di Capriati a Volturno. Termina così il match. Grande prova del Macchia che continua a dimostrare di essere la sorpresa di questo campionato. Spinete che così come il Macchia continua la rincorsa alla capolista Pietra Montegorvino. Va bene, 1 4 la partita a Cesena con il vantaggio, il quarto gol segnato da El Amdawi che finora Montella non ha portato mai nemmeno in panchina. Insomma, tanto per, perché insomma, le cose della Fiorentina le conosco abbastanza bene. Allora Gianni qui aveva un episodio, però nel frattempo andrei dal nostro direttore sportivo proprio del Macchia di Sernia, eh, Michele Renzi. Michele, eh, come lo giudichi questo, questo punto, questo pareggio? Eh, un ottimo punto per la classifica, anche se... Il totale dei 90 minuti forse meritavamo qualcosa in più, però tutto sommato lo Spinete è un'ottima formazione, ci ha messo anche in difficoltà in diverse occasioni, però va bene così. È un buon punto per, per l'umore e per la classifica e ci lascia attaccati comunque alle vette della classifica. Va bene, io volevo anche ringraziare, eh, visto che ci sei tu, però volevo ringraziare naturalmente la società del Macchia di Sernia, soprattutto nella persona di Mario Mariani, perché lui e la gentilissima moglie sono stati presenti giovedì scorso al Coriolis, alla puntata numero 1000. Quindi vi ringrazio veramente di cuore. Annalisa, qui abbiamo le pagelle. Sì, direttore, partiamo dalla pagella del Macchia. La pagella in collaborazione con. Assicurazioni Generali Lloyd Italico. Agente Generale Mario Mariani. Via 24 Maggio, Isernia. Info 0865 41 34 66. Miele Simone, 6. Del Riccio, 7. Cifelli, 6. Miele Angelo, 6,5. Caranci, 6,5. Cerasuolo, 6,5. Succi, 7. Antinone, 6. Pirolli 6 e mezzo, Giordano 6 e mezzo, Castaldi 6 ed entrato Bianco con 6 e Inno con 6 e mezzo. Ed ora vediamo la pagella dello Spinetta. La pagella in collaborazione con... La qualità offerta da MG Arredamenti conquista proprio tutti. Nel nuovo showroom di Boiano in via di Biase, cucine, camere, salotti, camerette, soggiorni e complementi d'arredo delle migliori marche. Sedile 6 e mezzo, Jacovantuono Antuono 6, Polsella 6, Minotti 6, Manna 6 e mezzo, Diamante 6, Tedeschi 7, Cianfagna 6, Colalillo 6, Gianni Ruberto 7, Ciamarra 7 ed entrato Carosella con 6 e Scopinario senza voto. Allora Gianni è un episodio? Sì, relativo al secondo tempo, eh, ci sono le proteste da parte dei giocatori del Macchia di Sernia in maglia bianco celeste perché vedete in questo momento esatto c'è un tiro tentato da eh, Castello. Da Castaldi che poi diventa praticamente si tramuta in un assist per Giordano, il quale davanti al portiere dello Spinete sedile va a realizzare. Ecco, vedete tutti con le mani, eh, le braccia alzate. Questo gol in effetti non verrà convalidato, verrà annullato per fuorigioco dello stesso Giordano. Allora vediamo il momento esatto in cui bisogna eh, partire per giudicare, che è questo il momento del tiro. Il giocatore a cui verrà annullato il gol si trova qui. è eh, stato cerchiato con il bianco. L'ultimo difensore che possiamo considerare, almeno dalla visuale, dovrebbe essere questo del, dello spinete. Questa è la situazione. Bisogna verificare appunto se si trova in linea o addirittura dietro, però, dalla terna arbitrale è stato valutato avanti rispetto all'ultimo dei difensori dello spinete Franco Longo? Ma l'immagine è poco chiara, però al, al, da, da quando sta per tirare il, il giocatore del, del Macchia. Si vede che sta in fuorigioco il suo amico da, dall'altra parte, il suo e amico di era squadra. Fuori gioco. Sì, era fuorigioco. Fuori gioco. È passato un messaggio perché sì, sennò mi è di fatto di Vitone, dice che il campo basso sta per prendere Vitone, mi chiedono se è vero. Non lo so. Antonella è vero sì o no? Ma sarà sicuramente una, uno dei, magari, dei giocatori che sta cercando la società, però questo non lo so dire però insomma è vero che c'è questo contatto sì credo che sia uno dei giocatori contattati va bene eh, Giuseppe Erra torniamo sull'episodio d'accordo con l'arbitro d'accordo con l'arbitro da annullare Antonello uh, così sembra fuori gioco così sembra fuori gioco andiamo a termoli con Stefano Marinucci Stefano secondo me è fuori gioco sì Fu, perché sta avanti gioco. Pino Somma Fuorigioco. Fuori gioco. Andiamo a Isernia con uh, Scarzelli, Domenico Scarzelli, L'immagine non è molto chiara, però sembra che il calciatore stava in fuorigioco. Chiediamo proprio al diretto interessato, Michele Renzi. Eh, leggermente avanti, quindi forse era fuorigioco, sì. E quindi forse era fuorigioco. Chiaramente d'accordo, visto che c'è stata la missione proprio da parte del dirigente del, del Macchia di Senne con grandissima sportività. Allora, abbiamo un altro servizio che è esattamente il derby tra Toro e Campo di Pietra, vero Annalisa? Sì, partita terminata per 1-1 e qui abbiamo il servizio di Luigi Di Lallo. Al comunale, il derby valido per la quattordicesima giornata del campionato di promozione tra l'Ermestoro e il Campo di Pietra termina 1 a 1. Un pareggio che sicuramente non soddisfa né i padroni di casa ancora impelagati nei bassi fondi della classifica né il Campo di Pietra che rallenta ancora una volta in testa alla classifica. Con il montaggio di Mario Pece, andiamo a vedere le emozioni del match all'ottavo minuto. Prima azione, subito gol, subito e che gol Ricciardi batte subito. Un piazzato Venditti controlla Sombrero su due avversari e sinistro imparabile che marcatura del neo acquisto nel replay. Ancora una volta il gesto tecnico, partita equilibrata e combattuta. Al ventesimo calcio di punizione di Vena, sfera fuori di poco. Ancora un piazzato al trentanovesimo. Questa volta va Barletta, c'è solo l'illusione del gol. Nel finale, 45 Longo Caparbio rincorre una sfera che sembra persa, Lombardi si addormenta. E con tutta la sua esperienza, Fratangelo a tu per tu chiude l'attaccante di casa. Si va negli spogliatoi. Campo di pietra rimandato. Toro meritatamente in vantaggio per 1-0. Civico cambia dentro Izzi e Delia, fuori Cretella e Galati. Secondo minuto ancora Toro di Petta per Venditti. Destro al volo e risposta di Fratangelo in corner. Nell'occasione si fa male di Petta dentro Fabio Longo. Il campo di pietra si scuote con il migliore dei suoi e alla prima vera occasione pareggia Ivano Borrelli, il centrocampista ospite contrasta Ricciardi, sposta la sfera e fa partire una conclusione magica che si spegne sotto il 7. Nell'occasione proteste locali per un presunto fallo di Borrelli su Ricciardi, però per De Sandis di campo basso non ci sono gli estremi per il calcio di punizione. Sedicesimo Magnotta trova il corridoio Perizzi, tiro che davvero fa la barba al palo e va di un soffio fuori al ventunesimo clamoroso campo di pietra. Da rilancio di Fratangelo, sonno dei difensori del Toro. Marro di sponda di testa per Magnotta che da due passi c'entra una clamorosa traversa. Nel finale succede davvero poco, anzi praticamente nulla, dal punto di vista del tabellino, con le squadre molto stanche che si accontentano. Nel prossimo turno l'Herma e soro sarà in scena a. Petacciato contro una delle prime della classe, il campo di pietra ospiterà l'antistadio Selvapiana, la Torre Magliano. Torniamo in diretta, dunque, questa puntata numero 1.001. Dunque, qui abbiamo le pagelle. Annalisa, sì, partiamo dalla pagella del Toro, la pagella in collaborazione con. La Prefabbricati Tappino è la risposta giusta per qualsiasi esigenza di prodotti nel settore della prefabbricazione industriale, agricola, per civili abitazioni, box, villette, impiantistica sportiva. Prefabbricati Tappino, Zona Industriale Toro. Bova 6, pizzuto 5 e mezzo, ferro 5 e mezzo, Santoro 5 e mezzo, Ruggero 6, Barletta 6, Longo 6, Ricciardi 6, Venditti 7, Vena 6, Dipetta Petta 5 e mezzo e parziale è entrato è stato giudicato con 6. Ed ora passiamo alla pagella del campo di pietra. La pagella in collaborazione con. Vara Farmacia De Socio, centro commerciale M2. Per la tua salute, per il tuo benessere, per ogni esigenza sanitaria. Fratangelo Gilberto, 6, De Pasquale, 6, Galati, 5,5, Bredice, 6,5, Lombardi, 5,5, De Maria, 5,5, Marro, 6, Borrelli, 7, Cefaratti, 6, Cretella, 5,5, Magnotta 5,5 ed è entrato Delia con 6, Izzi 6,5 e Fagnano 5,5. Gianni, qui c'è un episodio che poi è stato anche un episodio decisivo. È stato un episodio decisivo per il pareggio del campo di pietra firmato da un gran gol di Ivano Borrelli, però prima tante proteste da parte del toro, vediamo l'azione che sta partendo eh, l'azione del toro e questo contrasto tra eh, l'autore del gol Borrelli e Ricciardi. Vedete tutti e due in elevazione, eh, però il motivo per il quale protestano e eh, non poco quelli del toro è eh, se secondo i quali eh, Borrelli avrebbe commesso fallo proprio ai danni di Ricciardi prima di andare a segnare il gol dell'1-1. Il momento incriminato. Ecco, perché vedete, il giocatore in maglia bianca sta controllando di petto, poi ehm, gli si fa innanzi proprio Ivano Borrelli. È questo il momento secondo il quale ci sarebbe fallo su Ricciardi. Poi, ecco, poi, poi, vediamolo proprio. E ha realizzato il gran gol. Allora, sì. fallo Antonello Corradino? Eh, secondo me no. Secondo me non, non è fallo. Credo eh. che lui vada sul pallone, forse ci potrebbe essere una gamba tesa di, di Borrella, però io non l'avrei dato. Il Giuseppe Erra? No, pure secondo me. Nemmeno non per te. Fare. Franco Longo? Ma io ieri c'ero a vedere quella partita, Antonio. Per me cioè, cioè, ci poteva essere un calcio di punizione lì, perché la, la spindo e... No, poi... io voglio dire un'altra cosa, poi faccio intervenire anche le redazioni di Termoli e di Senne. però Gianni, se mi metti un attimo l'immagine... Qui. A un certo punto, Ricciardi resta in piedi. Dopo il prima deve andare prima. Esatto, andiamo qui. Qui resta in piedi. Vedi, qui potrebbe calciare, perché dovrebbe buttarsi a terra? Appunto, questa è la mia riflessione. Cioè, qui, qui lui questo. Dovrebbe essere il momento del Quello è il momento perché lui, dopo il primo contrasto, Ricciardi resta in possesso di palla ah. perché a questo punto dovrebbe buttarsi a terra? Io solo questa domanda, non do la risposta. Andiamo a Termoli. Che ne pensi Stefano Marinucci? Secondo me il fallo non c'è. Anzi, forse se andiamo a vedere, se vi andate un po' indietro con le immagini, si vede il giocatore in maglia bianca che si disinteressa completamente del pallone e allarga un pochino la spalla. Guardate, guarda semplicemente il, il giocatore avversario. Ma questo è, eh, no, è prima però, questo è prima. Dai, sì. poi... Poi vai avanti. Qui non c'è fallo. Secondo te, e poi è arrivato a quel punto. Secondo me, non è fallo. Va bene, Pino Somma. Ma anche secondo me non c'è fallo perché lui forse mh, si ferma un attimo. Ricciardi perché osserva il piazzamento dei compagni prima di lanciare, poi gli tira via la palla e va giù. Va bene, andiamo a Isernia uh, Scarzelli. Per me è fallo Per te è fallo Andiamo con sì, Dalle immagini vedo che il giocatore si sì, poteva calciare tranquillamente Michele Renzi eh, Secondo me no Forse ha esitato troppo il giocatore del, del toro se non erro Nel sì. calciare quindi ha perso il tempo Va bene Maria Antonietta Eh, neanche secondo me è fallo, Alla secondo Lisa. me non c'è. Secondo me sì è fallo, è come se gli tirasse, non lo so, sembra che gli prende il braccio qualcosa la maglia. Va bene, resteremo con questo dubbio. San Martino Alife ha vinto l'Alife 2-0, il servizio. Terza sconfitta consecutiva per Real San Martino, questa volta al San Leo a passare la compagine campana della Life con il più classico dei punteggi. Il team allenato da Ernesto Geloso riesce a battere il Real San Martino e buttare in crisi la formazione Carrese. Pronti via dopo una leggera fase di studio. La Life trova il gol, lo realizza all'ottavo minuto, direttamente sul calcio di punizione Spinosa che disegna la traiettoria vincente, beffarda per Sassano e vantaggio della formazione campana che riesce a suonare il gol ritmo giusto al diciottesimo ancora Spinosa ci prova eh, al limite dell'area di rigore facile la parata per Sassano il Real eh, incitata dal suo trainer eh, Tanga cerca di rimettersi in carreggiata al ventesimo, timido tiro dalla media distanza di Antonacci. Ma è poca cosa per impensierire la retroguardia in campana al 42esimo. Ci prova anche Pipino, ma il tiro è abbastanza debole verso la porta di Paglia. Con le immagini montate da Alessandro Nardella, andiamo nella ripresa. Stesso motivo principale, anche nel secondo tempo. Le azioni si contano al lumicino al ventunesimo. Una punizione di Carluccio non impensierisce più di tanto la difesa della Life. Al 23° sono i campani a uscire fuori dal proprio guscio. Maddalena ci prova sugli sviluppi di un angolo di testa la sfera che termina sul fondo 26 Minotti cerca il gol del paleggio, si allarga benissimo l'attaccante di Di Mosano, la sua conclusione con il sinistro con la palla sul fondo, capovolgimento di fronte al 34. La Life chiude i conti, il cross è perfetto di Di Gregorio, la testa da avvitarsi è di Fruggerio che scarica in rete. Il gol del 2-0, quello della sicurezza a nulla vale nel finale. La punizione di Minotti. Preda di paglia. Finisce così con la Life che passa al San. Leo contro il Real San Martino e si proietta nella zona altissima della classifica. Va bene, va bene il servizio, abbiamo la pagella. Sì, la pagella del San Martino. La pagella in collaborazione con Solution System, assistenza tecnica specializzata su apparecchiature elettroniche da ufficio. Via Asia, Termoli, telefono 0875 46 21 21. Pronto intervento 338 49 79 054. Sassano 5 e mezzo, Dimonte 6, Carluccio 6, Antonacci 6, Uh, Antonacci 5 e mezzo, scusate, Ceglia 6 e mezzo, Cocchianella 6, Del Re 6, Caterino 6, Minotti 6, Abbiuso 5 e mezzo, Pipino 5 e mezzo ed entrato Gaspari con 5, La Vecchia 5 e mezzo ed Esposito senza voto. Va bene, allora questa era l'ultima pagella. Saluto e ringrazio nel nostro studio di Termoli Pino Somma e il suo ospite eh, Stefano Marinucci. Grazie per essere stato con noi e in bocca al lupo ciao Stefano, ciao Pino Buonasera a tutti, grazie Buonasera e grazie a voi Buonasera a voi, Maria Antonietta Tortola ringrazio gli ospiti sia il direttore sportivo del Macchia di Sernia Michele Renzi, sia il presidente dell'Isernia Scarzelli e con te Maria Antonietta ci vediamo tra poco Sì esatto, parleremo di atletica, faremo un punto sulla situazione di, della società isernina, Agostino Caputo è stato rieletto presidente eh, della nuova atletica isernia, ne parleremo con uh, Luca Maddonni, parleremo insomma di tutti, di tutti i grandi talenti che stanno uscendo fuori eh, da questa società e soprattutto con, parleremo di un appuntamento importantissimo che ci sarà il 6 gennaio che è... Uh, correndo con la Befana, una gara di solidarietà dedicata ai bambini quindi con tante sorprese. Va bene, ci vedremo tra poco con Maria Antonietta Tortola. Antonello, ti vogliono in panchina. No, sto passato un messaggio. <ride> ci stai, no? Sì, sì, già, già ci, ci sto, già ci sto. Ringrazio, ringrazio mi, per Mi la stima, sono permesso ma... di suggerirti la. La sì, risposta, sì, no? Ringrazio. Per problema, la tu ci sì, stai ma, già. Ma io già ci sto, sì. Già ci ci sto bene così. Va bene, ti ringrazio. Grazie a voi, in bocca al lupo a te, alla dottoressa, sai che voglio bene a te e alla tua famiglia. Quindi eh, buon Natale e ci, vedremo, ci vediamo naturalmente anche per il calendario con la, con la, la, la società dei Sanniti no? Sì, sicuramente con la Diciamo mia scuola calcio. È una scuola calcio emergente, eh, stiamo avendo numeri importanti, una crescita continua, ma soprattutto quello che ci fa più piacere è la crescita dei ragazzi. Sicuramente. Grazie a Peppe Erra, un nostro grande amico, oltre che un grande ospite questa sera. Quindi buon 2015 con, la, pal con sì, la palla a volo, con il tiro al volo. Direttore, grazie a te ancora per averci dato questo spazio, a nome mio personale e di tutta la Federazione del Tiravolo del Molise. Grazie ancora e auguri. Grazie anche a te Franco Longo, grazie per essere stato qui. Grazie a te Antonio e, e bocca grazie, a lui, grazie che della Pregio a trovare quando voi. E grazie della Tanti auguri a tutti per le festività. Va Grazie bene, di cuore. Anna Lisa, prima di dare la direttore. linea a Maria Antonietta D'Orso sì, ti, ti hanno portato una poesia una poesia per tutto Telemolise c'è cioè un sottofondo musicale regia direttore scherzi no, no non lo so se c'è però insomma leggila velocemente Ma mi perché mi devo mettere sullo sgabello? No, non stai bene così Come <ride> Direttore non <ride> no. Ah, no no allora, calvo... eh, va bene, è arrivata a quest'ora, <ride> dai un traguardo vedi? Protesta la regia che giustamente ci, 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 ci spegne le luci. Un traguardo forse sognato ma oggi si è avverato. Lunga e dura è stata la salita, regalandoci emozioni di vita. Caro egregio direttore, tu sei come un pittore. In queste due ore ci offri semplicità e cuore. Arriva anche la musica. Sì, direttore, Mamma basta lei. richiederle. Adesso le cose. veramente siamo in debito con la regia, dobbiamo offrire chissà <ride> che cosa. Dello sport se la luce, una lode a chi lo conduce. Una miriade di invitati, molto spesso elogiati, danno vanto alle reginette Erika, Ileana, Rosanna, Daniela e Benedetta, Annalisa, Tabita e Maria Antonietta, sfoggiando le inimitabili cravatte colorate come le barzellette, un bel gruppo di persone, il meglio della professione. Le tue orme saranno al sicuro, con Faraone, tuo figlio e Gianni Bruno. Dove vi è spirito non c'è il male. Una, una TV di sicuro che vale. Auguri a tutti, visto che è tempo del eh, Santissimo Natale. Piero Cristofaro. Grazie, grazie a Piero Cristofaro Piero. grazie Piero perché sei veramente gentile. Ragazzi adesso passiamo con, perché dobbiamo quando si dice la poesia a Natale che si fa? Si dà qualcosa, no? Mm. Quindi andate. Mi preparo sì, sì. fra tutti e quattro, noi vediamo, magari non lo so. La decina di euro a testa vanno bene. Facciamo 20. Eh. Eh? Facciamo 20. Eh. 20 a testa. Sì, sì. E allora questa me le dice tutte le domeniche con la poesia. Tanto Piero Prendo Cristofano ne manda una al giorno. Quindi non Vabbè, le tue figlie quando vivono la poesia qualcosa ci esce. Sicurale. È, obbligo. È, obbligo. È obbligo. Quindi Annalisa ti sei guadagnato 80 euro. Perfetto. Leggendo questa poesia. Va bene, <ride> è stato il solito onore. Lini Piacere mio, onore mio, direttore. Vi lasciamo con Maria Antonietta Tortola e vi ringrazio per averci seguito anche questa domenica. E non vi dimenticate l'invito per giovedì al Coriolis per la presentazione del calendario. Buona domenica. Domenica Sport in collaborazione con Damico Arreda sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo uscita a Civitanova del Sannio M2 Christmas Card 2, 3 o 4 giorni a settimana fino al 31 luglio 2015 a partire da 199 euro. Offerta valida fino al 31 dicembre. Liomatic, distribuzione automatica di alimenti e bevande. Info 340 12 12 816. Geosicur, consulenze geologiche, indagini geofisiche a 360 ⁇ comprese le indagini georadar e monitoraggio e rilievo topografico di sottoservizi ed impianti tecnologici. Geosicur, affidabilità, competenza e professionalità. Agenzia di Paola Viaggi, via Caburra Campobasso, biglietteria ferroviaria, aerea e marittima, prenotazione vacanze, gestione delle liste nozze per il viaggio dei vostri sogni. Di Paola Viaggi, le vostre vacanze, un nostro problema. Centro Radiologico Potito, accreditato dal Servizio Sanitario Nazionale. Riabilitazione ortopedica e neuromotoria con palestra. Idrochinesi terapia con piscina riabilitativa dedicata. Centro di Medicina Fisica riabilitativa e Fisioterapia, Centro Radiologico Potito Campobasso. Gioca Gio, progettazione e realizzazione impianti sportivi, illuminazione pubblica, arredi urbani. Gioca Gio a Campobasso. Info 0874 48 40 77 335 13 69 756 Domenica Sport, in collaborazione con... D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. M2 Christmas, una spa per due persone a 25 euro. Regala un percorso benessere, offerta valida fino al 31 dicembre. Domenica Sport. ...primo, ha messo dietro 4 Di Allora, seconda parte di Domenica Sport. Come preannunciato, prima dello stacco pubblicitario, eh, avete sentito in sottofondo la voce di Luca Maddoni che è qui con me a cui do il benvenuto di un altro risultato straordinario del nostro eh, atleta Giovanni Grano. Cost to cost. Uh, dimmi, un, dimmi un po', è arrivato prima su mille partecipanti, superando Buonasera. addirittura i keniani e i tiopi dietro, ne ha messi dietro quattro e um, è stato insieme a loro fino al diciassettesimo chilometro e poi è andato via da solo, dando un minuto e mezzo al secondo arrivato. Un è una piano. mezza maratona la Costa no, Costa no, tra no, Salerno no, e Conca dei Marini. No, Salerno Conca dei Marini eh, attraversa la penisola sorrentina uh -huh. ed è una gara di 30 km molto difficile perché è un, eh un salishim. 30 km percorsi in poco meno di un'ora e mezza. E in solitaria gli ultimi chilometri perché nessuno ha retto il Grandissimo. Ritmo. Allora gli facciamo sì. un grandissimo. Tanti, tanti complimenti a Giovanni Grano. Insomma, la nuova Atletica Esenia sta sfornando talenti a più non posso. Eh, il presidente Agostino Caputo è eletto di nuovo. Presidente della NAI, questo sì. dobbiamo dire insomma il direttivo si è riunito un paio di settimane fa. Non ha potuto uh, farti compagnia qui con noi perché c'era una cosa importantissima da fare. Daniele, sì. Donofrio. Daniele Donofrio. Seguire Daniele Donofrio, parliamo un po' di questo atleta. In televisione doveva seguire la, <ride> la differita dei campionati europei che si sono disputati a Bulgaria, a Samokov. E Daniele Donofrio era un, uno dei rappresentanti italiani: dei 25. Ricordiamo e... che Daniele Donofrio è naturalmente un atleta della nuova atletica Isernia. Daniele Donofrio ancora non è un atleta della nuova sta atletica per attiva, però sta per essere. Se lo dico, vuol ecco. dire che abbiamo ragionevoli margini. <ride> okay. Per poterlo dire. È stata conclusa la trattativa. Si tratta di formalizzarla con una firma e con il nulla a osta sarà fatto a brevissimo, a brevissimo ma è stato raggiunto l'accordo e diventerà nostro vogliamo dire chi è Daniele? Domot. ma certo, assolutamente nasce a Castel di Sangro nel 1993, ha 21 anni eh, corre nelle categorie eh, giovanili dove quest'anno solamente quest'anno già ha preso tre titoli una medaglia di bronzo a um, Ferrara no, una medaglia d'argento a Ferrara sui mm -hmm. 10.000 metri in pista i 5.000 metri di Torino, medaglia d'argento sempre, e poi ai Sernia nei campionati che si sono disputati ad agosto che abbiamo organizzato sì. noi come nuova atletica Isernia. E intanto chiedo alla regia di mandare in onda sì. se può anche eh, proprio quelle immagini che riguardano i campionati italiani. Sì dello scorso agosto e lì ehm, sempre nelle categorie giovanili ha vinto un prestigioso bronzo su strada questa volta a differenza degli altri ricordiamo che Daniele Donofrio si è messo in evidenza nel 2012 sempre nelle categorie giovanili dove eh, è arrivato decimo primo europeo eh, a Barcellona un 10.000 su strada primo europeo e decimo assoluto davanti a loro sono arrivati i soliti Um, africani, sì, africani. <ride> dobbiamo dire perché sono bravi. Sì. Parliamo di un atleta, ovviamente sì. allenato da Luciano Di Pardo. Da quest'anno ecco. uh, Daniele Dionofrio è, è allenato da Luciano Di Pardo. Ricordiamo che la nuova Atletica Isernia ha iniziato un uh, percorso di valorizzazione dei giovani locali, uh, uh, però nel, nello sport uh, d'elite uh, non più solo master dove, dove siamo cresciuti, siamo fatti grandi ma nello sport assoluto e il progetto è quello di, di uh, contare qualcosa in ambito nazionale nel 2014 Daniele Donofrio probabilmente sarà la nostra punta di diamante punta di diamante sì. uh, gli altri sono Mirko D'Andria, uh, Giovanni Grano che uh, abbiamo detto oggi ha vinto la cost to cost e uh, per Marco D'Angelo Um, Daniele Donofri, a differenza degli altri, è di, uh, di Scondrone, è nato a Castel di Sangro Di Scondrone, mm -hmm. però insomma, si allena e vive la sua, vita, vive atletica, la sua vita atletica assolutamente, sì. uh, sì. assolutamente a Isernia. Isernia. Invece, per quanto riguarda le novità. Uh, le novità del direttivo, che cosa è successo in questa riunione di un paio di settimane fa? Eh, Agostino Caputo è eletto presidente, è cambiato qualcosa nel cam direttivo? Sì, è cambiato qualcosa. Il segretario tesoriere è uh, 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 Giuseppe Fraraccio, uh -huh. che si è fatto carico del di compito più gravoso, quello di organizzare. Eh, proprio la struttura della società. Uh -huh. eh, poi abbiamo eh, Enrica Petrarca eh, che eh, è un istruttore nel settore giovanile e rappresenta il settore giovanile nell'ambito del direttivo, nonché si occupa di tutta la, la fase eh, promozionale della Corrisernia. Uh -huh. eh, Nicola Celano che si occupa della logistica e, del, um, e delle gare che la nuova atletica Isernia organizza negli altri. Paesi, ricordiamo Miranda certo. o Cerro e è entrato nel, a far parte del direttivo Remo Bernardo che coadio a Nicola e poi c'è Luciano Di Pardo che si occupa del settore assoluto. Per Quindi qualcosa è, cambiato, è qualcosa, qualcosa è cambiato insomma. La, la società si è strutturata, si uh -huh. è strutturata perché ormai per gli adempimenti da fare, per le, le, le prospettive, per i programmi che ci siamo dati bisogna per forza strutturarsi e ogni persona è stata posta a capo di un settore. E poi ci siamo, c'è cioè il presidente Agostino Cavuto e io, vicepresidente. Ah, Sono ecco! Sono scelti le cariche dove non si fa nulla. <ride> allora, eh, al di là di questi nuovi talenti che stanno uscendo sì. fuori, insomma, dalla nuova atletica esernia, o che entreranno a far parte della nuova atletica esernia, eh, al di là di queste ultime novità, insomma, si può fare un bilancio assolutamente, siamo a fine anno, si può fare un bilancio assolutamente positivo della nuova atletica esernia? Sì, ricordiamo l'evento storico. Il 2 agosto abbiamo organizzato sul mandato della FIDA nazionale il campionato assoluto di 10 km uh, corsa su strada qui a Isernia con uh, un discreto successo, An anzi direi uh, un ottimo successo. Uh, um, lo stesso tecnico della nazionale ha detto che con Isernia si è rilanciata la, la manifestazione che aveva perso un po uh, di morten sì. mm -hmm. um, e questo è l'evento che ci ha impegnato di più poi a ruota la Corri Sernia con la quale abbiamo confermato i numeri e, e, e lo spettacolo che facciamo ormai da qualche anno con uh, l'americana abbiamo continuato a coltivare per, per, per quanto riguarda i risultati Uh, alcuni già li abbiamo detti, uh, abbiamo, uh, abbiamo continuato a coltivare il settore master dove comunque abbiamo raccolto i tre titoli regionali che sono il uh, cross con le d'Anghise a marzo di, um, di quest'anno uh, poi abbiamo vinto i campionati uh, su pista ah, scu scusateci. Sì. <ride> <ride> Anche... <ride> scusateci i campionati su pista e la bella vittoria alla tappina altiglia il campionato regionale di mezza maratona quindi insomma, ehm, sicuramente una, un, un risultato eccellente. C'è qualcosa che non avete vinto? Eh, ma magari quest'anno non abbiamo preso più tante medaglie a livello individuale come succedeva negli anni scorsi eh, in ambito nazionale ci siamo messi meno in evidenza nei campionati eh, nazionali master per, eh, per un motivo principale perché i campionati innanzitutto si, si disputavano troppo lontano e diventava troppo dispendioso mandare i nostri Atleti uh, in quelle zone, quindi non, uh, non abbiamo potuto partecipare alle, a, alle classifiche di società. Dove, dove abbiamo raccolto <ride> eh, vabbè. di meno? Di meno. Ma, la, la questione è questa: le risorse, quelle sono, no? specialmente certo. in un uh, periodo di crisi come quello attuale, di risorse economiche. Ovviamente, la politica vuol dire scegliere posso fare una cosa, posso fare un'altra quest'anno abbiamo iniziato dei discorsi nuovi, abbiamo appena finito di parlare del settore assoluto che speriamo ci darà tante gioie ma ce le darà a noi ma ce le deve, le deve dare alla provincia e sì, alla certo, regione certo, a tutto il territorio perché e poi alla fine eh, al di là del, del divertimento eh, del fatto che qualche atleta veramente si sta riscoprendo sta scoprendo cosa vuole fare da grande sì. proprio nella vita che magari ambisce ha qualcosa di più che far parte dei dilettanti, la vostra attività ha principalmente un'utilità sociale. L'utilità sociale, allora possiamo parlare dei bambini, il settore assoluto eh, vuole valorizzare i giovani locali, ma dove sono i giovani locali? Tra i bambini, i bambini che non corrono più e non, eh, non saltano più. Allora abbiamo avviato nel 2012 eh, la scuola di atletica della nuova atletica Esernia che è partita piano piano e quest'anno... Eh, Abbiamo una bella scuola. Bimbi tolti alla PlayStation. Bimbi tolti alla PlayStation. Con grande sì. gioia dei loro genitori. I nativi digitali dovranno anche <ride> correre e saltare adesso. Certo. Abbiamo un bel settore dove, dove impieghiamo molte risorse, non solo economiche, ma anche e soprattutto direi. Umane, perché, perché là è necessaria la presenza quotidiana sul, sul campo. Dei nostri tre eh, tecnici, eh, Luciano, perché che sei quelli assoluti, e poi eh, Silvana Azzolini e Umberto di Ciò coadiuvati dagli istruttori. Ricordiamo che per la prima volta abbiamo formato eh, istruttori che, eh, che certo sì. che poi sono a capo sì. ognuno dei, dei loro settori. C'è qualche altro nome che... Uh, che tu ricordi che vorresti ricordare per, uh, per quest'anno, co con qualche risultato insomma che è andato oltre le aspettative? Possiamo, possiamo ricordare i bambini, no? Per... <ride> eh, è <vabbè. ride> proprio quello. Eh, vabbè, se quello è il progetto, per la prima volta come Nuova Atletica Eserna abbiamo partecipato ai eh, Criterium, ehm, è una specie di campionato, mh, eh, di campionato nazionale riservato alle categorie giovanili vi sono messi in evidenza Mangione, Matteo Mangione nella 4% e Ilenia Curreddu nell'angio del, del giavellotto quindi insomma già, già solamente partecipare perché eh, si sono talenti no, si un sono po' più grandi sì. ma anche talenti piccolissimi quanti, talenti. quanti anni hanno questi eh, ragazzi? 13 anni, 12-13 eh, anni insomma sì. Al di là del vecchissimo Daniele Donofrio che ormai ha 21 <ride> ormai anni, nel, però, nel lontano allora eh, io ovviamente mi ricordo quando, quando la nuova Atletica Esernia ecco, eh, eh, era composta maggiormente dai master, dai non master. si pensava minimamente che i giovani si potessero avvicinare. Voi avete fatto proprio ma, questo spazio? Ma sai, ma io parlo della mia esperienza e probabilmente anche l'esperienza degli altri. Noi nasciamo ignoranti, a un certo punto decidiamo di fare sport, di, eh, di, eh, di impegnarci anche eh, nel, nel, nella società, e però pensiamo di essere noi gli atleti, no, no. Dopo un po' ti accorgi che non, noi ci manteniamo in salute, ma non, non facciamo più di tanto. quello che possiamo per sì, mantenere il sì, mondo lo sport. Sono, sono gli assoluti e, e chi, chi alimenta il settore assoluto, cioè certo. eh, i bambini. I giovani, i giovanissimi. Un voto a questo 2014 da 1 a 10. Beh, eh, si, può fare sempre io, Bello, allora, allora, si può fare sempre meglio, è chiaro che si può fare sempre meglio, però non ci dobbiamo mai dimenticare che noi facciamo profes professionalmente un'attività che professionale non è, perché facciamo altre cose, so, nella, così, vita, eh, nella certo. vita dobbiamo pur, pur, uh, pur campare. Tenendo <ride> conto si... di tutto ciò, un voto? Eh, possiamo dire otto. Di <ride> Sette, no, diciamo sette, no? Beh, no? È ripartito con l'otto perché. Ti sei? Perché? L'otto. Stai... Perché sei sceso a 7? Perché questo, questa titubanza? Perché, perché l'8 era il massimo che si poteva ottenere ai miei tempi quando andavo a scuola, invece adesso si dà anche il 10, quindi ci diamo 8. Va bene, ottimo. Programmi per il 2015, il primo in assoluto, il primo in assoluto è quello che riguarda sì, sempre sì. i bambini. 6 gennaio, correndo con la Befana. Correndo con la Befana. Il 6 gennaio confermiamo per la sesta volta l'appuntamento del 6 gennaio con la Corsa e con la Befana. La novità è un ritorno indietro nel centro storico. Quindi tutta la logistica e l'arrivo-partenza si svolgerà tutta in piazza stazione con ritrovo alle ore 10. Ah, quindi non, non, non più nel, nel centro storico, ma nella no, parte alta. No, 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 l'anno scorso abbiamo uh, provato la parte alta. Esatto. Eh, no, quest'anno ritorniamo nel centro storico. Ah, okay. Diciamolo Perfetto. bene, ritorniamo nel centro storico. Sì. Tutta la logistica e l'arrivo e la partenza si svolgeranno tutte in Piazza della Concezione. Scusa, scusa, ah, per perché avevi stazione. detto piazza sì, della sta Piazza no, Stazione? No, 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 no Piazza mm -hmm. della Concezione, la fontana Fraterna, mm -hmm. alle ore 11 la, partono le prime gare. Per però chiaramente bisogna ritrovarsi un po' prima, almeno un'ora prima, verso certo. le 10 per poter fare le iscrizioni uh -huh. e consegnare le, le calze. Ci saranno le calze da, da parte della Befana. Da insomma. parte della Befana, Poi sì. Calze. Le Befane aumentano, più passa il tempo, più le Befane aumentano. Chi sa chi è questa Befana? <ride> Ogni Questa... anno più brutta. Eh, <ride> allora, diciamo, per, per tutti i bambini che correranno una calza omaggio, per tutti i bambini presenti i cioccolatini dati da, da chi poi i nostri partner che poi ci assistono anche durante eh, l'anno, non c'è una quota di iscrizione, però continua, viene di nuovo confermato il sodalizio con eh, l'Unicef, uh -huh. la, la, la sezione provinciale dell'Unicef il ricavato che è un contributo di natura volontaria che verrà versato con un minimo che poi, de poi eh, decideremo sarà devoluto interamente mm -hmm. alla, alla sezione provinciale dell'UNICEF. Quindi tutte le spese della, della manifestazione eh, se ne farà a carico la, la La società sì. bene, questo, questo è un bellissimo gesto da parte vostra, quindi tutti i soldi andranno, ai, tutti i contributi andranno ai bambini. Ai, i contributi andranno all'Unicef. Perfetto. Altro appuntamento importantissimo nel 2015, lo vogliamo ricordare eh, qual L'appuntamento è? è quello del 16 maggio. S siamo rimasti talmente contenti nel campionato eh, del 2 agosto che abbiamo deciso di fare un'altra... Quello su scheda. pista. Sì, abbiamo deciso di fare quello su pista. Allora, quello, quello su pista facciamo. posso fare questo tipo di considerazione. Eh, L'impatto dal punto di vista numerico degli atleti è meno, è meno importante, però l'evento è sicuramente, è sicuramente eh, è più blasonato rispetto ai, ai 10 km su strada, quindi 10.000 metri, eh, anche con, di nuovo con la, la presenza della RAI, e eh, per, per dare anche spessore. Uh, All'evento stiamo cercando di, um, di organizzare la fase finale um, del, del campionato regionale studentesco uh -huh. a Isernia, quel giorno, di quel concomitanza. Bene, ottima idea, eh, perché insomma vo voi ormai siete forti, quindi sì. potete farvi carico di questo e anche di altro a livello europeo. Eh, non, non è facile, siamo già siamo partiti eh, in realtà, l'idea è eh, di abbinare lo sport e la cultura, perché questi 500 ragazzi che verranno da tutti il Molise per intrattenerli. Per, per, per far passare il tempo, insomma, dalla mattina, quando ci saranno le selezioni, fino alle finali del primo pomeriggio, poi li porteremo anche in giro, Bene. con riferimenti in particolare al paleolitico. Ottimo. Cerchiamo di dare un... Ma cerchiamo di dare una scossa eh, a, a questo territorio. Grazie a Luca Bandoni per essere stato qui con noi, grazie per aver citato tutte queste notizie. Allora, ricordate, primo appuntamento, gennaio, eh, primo appuntamento 6 gennaio, appunto, primo appuntamento dell'anno. Della Nai con correndo con la Befana, intanto vi do il risultato di basket che è arrivato in uh, questo istante: um, Isernia perde per 70 a 74 contro il Martina Franca. Grazie al vicepresidente Luca Maddonni, dicevo della nuova Atletica Isernia. Grazie Noi a uh, ci vediamo domenica prossima. E um, cordiale, buonasera a tutti.